Amici di Sport Italia, un cordiale saluto da parte di Matteo Gandini, benvenuti al Palatagliate di Lucca per la finale dei playoff femminili di basket Serie 2 fra Alpo Basket Villafranca e Infinity Bio Faenza. Entriamo subito in clima partita ascoltando le dichiarazioni di due delle sicure protagoniste di questo match, da una parte la giocatrice simbolo, anche allenatrice Simona Ballardini, dall'altra un ex Serie 1 come Arianna Zampieri, sentiamo. Simona Ballardini, un cammino entusiasmante fino adesso quello di Faenza, come avete preparato questa partita? No, con la giusta serenità e tranquillità, non, niente di speciale, niente di nuovo. Noi l'affrontiamo con la serenità con cui abbiamo affrontato questi playoff, il nostro obiettivo era salvarci, e non lo dico tanto per dire, era veramente salvarci. Le mie ragazze sono ragazze che hanno sempre giocato in Serie B, solo qualcheduna ha fatto la 2, Franceschelli, Morsiani, le altre facevano panchina in A2, quindi va benissimo così, è la stessa squadra con qualche elemento in più che l'anno scorso ha fatto la promozione dalla Serie B alla 2, quindi l'affrontiamo in maniera molto 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 serena e tranquilla. Abbiamo già fatto più che un miracolo arrivare qui, quindi vorrei che stessero veramente tranquille e serene e che si godessero veramente il momento e dove siamo riusciti ad arrivare, perché non sono cose che capitano tutti i giorni, quindi spero veramente che la interpretino e la vivino nel migliore dei modi. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Arianna Zampieri, dopo il finale clamoroso di Costa Masnaga con una tua tripla allo scadere, come avete preparato questa partita? E innanzitutto abbiamo cercato di recuperare un po' le forze, perché ovviamente in pochi giorni l'obiettivo diciamo era quello di recuperare le energie, e abbiamo guardato i video ovviamente e abbiamo cercato di focalizzarci sui loro punti forti e cercare di sfruttare i loro punti deboli. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie. Una finale sicuramente in attesa fra due squadre che in pochi si aspettavano a questo punto. A mio fianco ben ritrovato al coach della Jesan Gas Lucca, Lorenzo Serventi. Buon pomeriggio e buon basket a tutti. Ciao Matteo. Coach, di fronte una Alpo che ha dovuto superare nel modo più incredibile possibile Costa Masnaga in semifinale con due triple consecutive quando la partita sembrava finita, contro una Faenza neopromossa, puntava alla salvezza come diceva Simona Ballardini, ha vinto tre gare tutte in trasferta eliminando in semifinale la più accreditata a Palermo. Sono d'accordo, Alpo una squadra che è sempre stata nei piani alti Regione Nord, una squadra sicuramente solida, costruita per comunque provare a tentare di salire in Serie 1, di arrivare quantomeno a spareggio. Faenza invece era partita da settima, è arrivata settima e è riuscita contro ogni pronostico a arrivare a questa partita, sorretta da una grande Ballardini che infonde entusiasmo, che questa è la parola chiave di questa squadra, energia, e oltre a allenare gioca anche, che è ancora classe pura. Eh sì, un ex azzurra che ha deciso di puntare forte su questo progetto faentino di rinascita del basket femminile a Faenza. Vediamo i quintetti con le squadre che stanno facendo il loro ingresso sul parquet. Per Alpo partiranno Vespignani con Dell'Olio, Zampieri, Ramò e Mancinelli. Per Faenza abbiamo Franceschelli, Schwienbacher, Lucia Morsiani, Simona Ballardini e Serena Soglia. Si comincia con la palla 2 e a saltare per Alpo sarà Veronica Dall'Olio. Occhi puntati ovviamente su Simona Ballardini, l'abbiamo detto, è la veterana, la leader di questo gruppo, gioca, allena anche, e lei la giocatrice simbolo, la persona simbolo di questo progetto fentino. Dall'altra parte abbiamo diverse giocatrici con un po' di esperienza nel massimo campionato, fra queste Elisa Mancinelli e Arianna Zampieri, che hanno deciso nel finale con le loro triple la gara contro Costa Masnaga. Si parte palla 2 vinta e da Faenza è subito chiamata Simona Ballardini a mettere la palla in gioco dentro il primo pallone in post passo per Serena Soglia, che riapre ancora per Ballardini, che si prende subito il tiro da 3 punti ma lo sbaglia. Rimbalzo per Alpo con la transizione gestita da Sofia Vespignani, che rallenta e poi va a servire la palla nelle mani di Veronica Dall'Olio, che cambia lato per andare da Elisa Mancinelli. Mancinelli torna sulle perimetri, il tiro se lo prende Ramò ma lo sbaglia, il ferro lo sputa, subito Ballardini presente a rimbalzo. Sì, Ballardini fa la lunga in questo momento, imposta il gioco, fa il playmaker, sta cercando di già giocare con le altre, da segnalare anche al numero 14 Soglia, che è solo del 2000, però Alpo sta provando a difendere forte. E c'è un fischio arbitrale che punisce proprio la giocatrice che tu hai appena citato, ovvero Serena Soglia, cercata in post basso da Ballardini. Giocatrice interessante, classe 2000, uscita dal vivaio di Faenza, 9,4 punti di media partita, sesta migliore nella percentuale da 2 di tutta la Serie 2 con il suo 56%. Qui però abbiamo visto ha usato male il corpo, ha commesso falli in attacco. Sì, un'altra faentina che gioca ad Alpo è Vespignani, che è un playmaker molto, molto concreto.
Eh sì, una sorta di derby personale per lei, vista in Serie 1 con la maglia di Vigarano. Si prende lei il tiro ma lo sbaglia, rimbalzo offensivo conquistato proprio da Alpo con Elisa Mancinelli che riapre per Veronica Dall'Olio, ancora Vespignani che può chiamare una nuova azione offensiva, aspetta le uscite delle compagne, pick and roll con Dall'Olio, poi lo scarico per il tiro dall'angolo a bersaglio. Arianna Zampieri aveva chiuso con una tripla la gara con Costa Masnaga, apre con una tripla, questa finalissima. Sì, dall'angolo Zampieri ha un tiro da tre mortifero, buon blocco di Veronica Dall'Olio che ha permesso poi al playmaker di passare la palla in angolo. 35% da tre punti in campionato per Zampieri che ne ha fatti 21 nella gara contro Costa Masnaga. Pallardini replica subito ed eccole qui le due giocatrici più rappresentative che subito provano a fare la differenza. Sì, Pallardini non ci sta, anche lei ha impattato. Dall'altra parte ancora il palleggio di Vespignani che va a cercare sul perimetro Zampieri, il pallone consegnato dentro per il tiro cadendo indietro che non va a segno con Zampieri, rimbalzo per Pallardini che si affida alle mani della playmaker ovvero Licia Schwienbacher, lei che porta la palla oltre la metà campo per questa azione offensiva, va nelle mani di Franceschelli che cambia lato per andare ancora da Pallardini, situazione di post basso per Morsiani che attacca linea di fondo, alza la parabola, tiro sbagliato e poi deviazione che permette ad Alpo di ripartire con il palleggio di Elisa Mancinelli che vede arrivare a rimorchio Vespignani e la serve ancora Mancinelli sulla punta dell'arco, tira in faccia Pallardini da tre, ancora soltanto ferro, mani un po' fredde in questa prima parte di gara. Sì, ma è un po' fredde, però entrambe le squadre sono ben organizzate, con i loro attacchi forse ci vorrebbe qualche penetrazione in più per andare a prendere qualche fallo da sotto. E tanti tiri da tre effettivamente finora le scelte tattiche delle due squadre, ne abbiamo già visti 5 presi in questa prima parte di gara, mentre qui c'è ancora un fischio che punisce in attacco l'Infinity Bio Faenza, secondo fallo in attacco della partita per la squadra allenata da Simona Ballardini che si divide anche con il ruolo di giocatrice, in panchina formalmente c'è il suo vice ovvero Cristina Bassi ma è lei che guida anche dalla panchina quando non è in campo. La squadra faentina attacca Alpo con il consegnato di Zampieri per Mancinelli che torna da Zampieri, il taglio da parte di Dall'Olio che riceve vicino a canestro, gioca spalle a canestro, Dall'Olio che finisce a terra, contatto regolare, ultimo tocco, vediamo di chi è, la palla termina fuori, possesso ancora per Alpo. Sì, 3 secondi per questo possesso, buon atteggiamento di Veronica Dall'Olio che ha provato ad attaccare, poi però ha perso l'equilibrio, adesso rimessa d'Alpo, 3 secondi per andare a canestro. Ha giocato diverse stagioni Umbertide in Serie 1, Veronica Dall'Olio sotto la guida proprio di coach Lorenzo Serventi, per lei in questa stagione 8,4 punti di media partita alla pivot classe 1993. Vespignani pronto a effettuare la rimessa dall'angolo con la palla servita dentro per Ramò che va in penetrazione, tiro in sottomano che non va a segno ma rimbalzo offensivo ancora strappato da Dall'Olio che segna e subisce il contatto falloso, libero supplementare in arrivo per lei. Sì, ottima penetrazione di Ramò, ha sbagliato però pronta Veronica a prendere rimbalzo e subire fallo con un tiro libero aggiuntivo. Veronica Dall'Olio, marchigiana di Senigallia, tiratrice di liberi da 71% in questo campionato, avrà la possibilità di concretizzare il primo tiro libero della partita, ha giocato anche nel College Italia, l'esperimento in cui una squadra di A2 era formata da giovani giocatrici fatte crescere sotto un unico tetto, quello appunto del College Italia, libero supplementare a bersaglio per Dall'Olio, più 3 per Alpo, il palleggio da parte di Schwienbacher che va da Ballardini, il dai e vai con Schwienbacher, lei ha provesciato che non va a bersaglio, rimbalzo catturato da Zampieri che riapre per il palleggio di Vespignani, presa in consegna subito da Schwienbacher, si va da Ramò sul lato destro, ancora Zampieri che cambia lato per andare ancora da Vespignani, la ricezione per Dall'Olio che prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, rimbalzo per Faenza. E poi però il tentativo di rubare palla da parte di Mancinelli, l'ultimo tocco è suo, possesso ancora Infinity B. Sì, Mancinelli è una ragazza che in difesa si applica tanto, ci prova sempre, oltre ad avere anche buoni fondamentali offensivi, quindi mette molta pressione perché è veramente fisica. Meno 3 palle in mano per l'Infinity Bio con il palleggio da parte di Licia Schwienbacher, pressata da Sofia Vespignani che la mette in difficoltà e la costringe a effettuare questo scarico nelle mani di Federica Franceschelli che attacca con il crossover, raddoppiata da Vespignani, deve riaprire sul perimetro, ottima difesa di squadra da parte di Alpo che effettua questo recupero con Arianna Zampieri che riapre per Vespignani, transizione, palla che finisce nell'angolo dove c'è Mancinelli che però non può tirare, deve mettere palla a terra, torna dall'altra parte da Ramò, extra pass per la tripla di Vespignani, la spaglia a rimbalzo, tocca anche Dall'Olio, possesso Faenza. Sì, comunque Alpo ha mosso veramente bene la palla ribaltando 2 volte il lato, giocando insieme sugli extra pass prendendo un tiro facile, veramente ottima idea d'attacco.
Finora coach percentuali basse, come capita spesso in gare così sentite, così importanti. Ricordiamo che questa è una gara secca, però l'impressione è che Alpo sia entrata un po' meglio in questa partita, ha fatto qualcosina in più in difesa, ha cercato diverse soluzioni offensive, qualche penetrazione, ha trovato più tiri ad alta percentuale in questa prima parte di gara. Sì, in questo momento Alpo appare un po' più organizzata rispetto a Faenza, ma Faenza sono sicuro che adesso troverà le contromisure, perché è una squadra che, come abbiamo detto, sull'onda dell'entusiasmo vuole fare bene. Però Alpo effettivamente è galvanizzata anche dalla vittoria contro Costa Masnaga, è sul pezzo. Se ricordiamo, era sotto di 5 punti a 10 secondi dalla fine, poi due triple consecutive di Mancinelli e poi di Zampieri, complice anche l'errore sulla rimessa di Costa Masnaga, hanno concretizzato questa incredibile rimonta che ha portato Alpo a guadagnarsi questa finale. Dopo il time out, per sapere quello che è stato detto tra le due panchine, andiamo da Giovanni Gatta. Siamo stati sulle panchine di Faenza, dove Simona Ballardini ha avuto l'idea di fare un time out molto più motivatore. Ha motivato le proprie ragazze: forza, dobbiamo cercare di penetrare, non cerchiamo tiri, stiamo vedendo che le percentuali non sono alte, e cerchiamo di non fare falli in attacco e cercare di giocare soprattutto attaccare dal lato debole. Eh sì, finora 2 su 9 dal campo Alpo, 1 su 4 l'Infinity Bio Faenza, che adesso coinvolge Schwienbacher. Ballardini quasi anticipata da Mancinelli, si tuffa la veterana ex azzurra ed è palla 2, il possesso alternato, dice il possesso Alpo. Quanti palloni sta toccando la difesa di Villafranca? Sì, questo è l'atletismo, ti dicevo, di Elisa Mancinelli, che è in grado di anticipare, rubare, ma tutta la difesa di Abost è sulle linee di passaggio, sta mettendo forte pressione. Settima migliore nei recuperi in tutta la Serie 2 Elisa Mancinelli, con 2,4 di media partita. Di punti ne segna 7,7 l'ex giocatrice di Umbertide, sempre con coach Lorenzo Serventi, e anche di Orvieto in Serie 1, classe 1995, nativa di Perugia. Il palleggio da parte di Vespignani, più 3 palle in mano per Alpo Basket, la ricezione da parte di Mancinelli che attacca dal palleggio, si prende l'arresto e tiro che non sfiora però neanche il ferro, a rimbalzo Lotta in modo eccessivo dall'olio che commette palio sul talafuori di Ballardini. Sì, forse qua bisognava muovere di più la palla da parte di Alpo, però comunque Ballardini ha fatto un ottimo taglia fuori, per cui possesso Faenza. Eh sì, possesso Faenza con la possibilità di accorciare rispetto ai 3 punti di svantaggio, il palleggio di Schwienbacher che evita Vispignani, che insegue la playmaker con il numero 4, il lob per Ballardini, ottima difesa ancora di squadra di Alpo con il raddoppio che arriva con i tempi giusti e con Ramocche, perfezione e recupero, poi sul tentativo di transizione infrazione di passi da parte di Vespignani forzata dalla buona difesa di Schwienbacher. Sono d'accordo, buona difesa di Schwienbacher, passi di Vespignani. Adesso vorrei vedere Franceschelli innescarsi, perché è una giocatrice che ha potenziale. Intanto zona 2-3 di Alpo, prima palla persa della partita per Alpo, ne ha già perse 4 Faenza. Ballardini da 3 punti, soltanto ferro, Franceschelli tocca a rimbalzo, palla che Ballardini prova invano a tenere in campo. Il possesso sarà a disposizione di Alpo Basket. Come dicevi tu, ottimo lavoro difensivo da parte della squadra di coach Nicola Soave, nata nel 1999, per la prima volta arriva a un passo, a 2 passi meglio, dalla promozione in Serie A1. La ricezione sul perimetro per Mancini, che cerca di armare la mano di Ramò, lo scambio ancora con Zampieri che torna da Ramò, dal palleggio Ramò serve Zampieri, subito raddoppiato da Ballardini, lo scarico per Dall'Olio, nell'angolo c'è Vespignani che si prende il tiro un po' forzato dal palleggio, lo sbaglia e rimbalza di Lucia Morsiani. Sì, è stato forzato, però avevano questo gioco di stagger liberato Ramò, che ha fatto una strapespa a Veronica, Dall'Olio forse avrebbe dovuto tirare, ma la palla è arrivata a Vespignani negli ultimi 3 secondi e quindi tiro un po' affrettato. Ballardini mette palla a terra, penetrazione con scarico nell'angolo per il tiro di Franceschelli che non va a segno, si lotta a rimbalzo, alla fine il pallone lo strappa Zampieri che subisce il fallo commesso da Serena Soglia. Questo è il quarto di squadra per Faenza in questo primo quarto, dal prossimo in poi saranno tiri liberi per Alpo. Sì, oserei dire rimbalzo di esperienza di Zampieri. C'è ancora un time out in campo, Arianna Zampieri, 21 punti segnati nella semifinale contro Costa, torna a giocare qui al Palatagliate, dove ha giocato con la maglia della Jason Gas Lucca per 2 stagioni, dal 2008 al 2010. Lei vanta esperienza in Serie A1 anche con Broni, con cui ha giocato in A1 per un paio di stagioni, e con Pozzuoli, sempre nella massima serie, oltre che Venezia, squadra in cui è cresciuta essendo veneziana di Milano. E coach, l'esperienza in partite come questa secca in cui ci si gioca, la possibilità di giocarsi poi la promozione, è molto importante. Sì, sì, è fondamentale. La partita ancora non è decollata, perché chiaramente c'è anche un po' di stanchezza, perché è una stagione molto lunga e un po' di tensione, quindi l'esperienza, come dici te, alla fine salterà fuori da entrambe le squadre.
Alpo ha sconfitto il Sanga 61-55, poi Castelnuovo 59-57 e poi Costa Masnaga nella finale di cui abbiamo già parlato 65-64 per arrivare a questa finalissima dopo aver perso peraltro 3 delle ultime 4 in regular season. Faenza invece ha superato San Giovanni Valdarno, Bologna e Palermo per accedere a questa finale in campo neutro. Dopo il time out andiamo da Giovanni. Il time out è stato chiamato proprio da coach Toave, dalla panchina di Alpo, perché vede le sue ragazze in difficoltà in attacco. Gli ha detto: giochiamo con calma, non viene la prima soluzione, aspettiamo, giochiamo, proviamo la seconda, anche la terza, giochiamo anche al limite dei 24 secondi, non azzardiamo tiri a bassa percentuale. Percentuali basse, 1 su 6 per Faenza, 2 su 11 per quanto riguarda Alpo Basket, che adesso prova a innescare Elisa Mancinelli, il suo lavoro del ribaltamento di lato per Vespignani, difesa zona adesso anche per Faenza, si torna da Vespignani che attacca Schwienbacher, poi torna sul perimetro per per Dell'Olio, il suo tiro non va a segno e rimbalzo è catturato da Faenza. Schwienbacher prova a ripartire, Vespignani cerca di impedirle, la transizione è veloce, la batte Schwienbacher che costringe Vespignani a commettere fallo. Sì, Svenbacher è riuscito a venire fuori bene da questa pressione di Espignani, che essendo più piccolo a livello di centimetri mette sempre forte pressione sulla palla. Secondo fallo di squadra per Alpo, il primo personale per Sofia Vespignani, sesta migliore nei recuperi in tutta la Serie A2 con 2,5 di media partita per la seconda stagione ad Alpo dopo aver giocato a Vigarano, a Castel San Pietro e a Cervia. Rimessa da lato mentre ci sono i primi cambi della partita, rimessa effettuata da Ballardini, ricezione per Morsiani che torna sul perimetro, ancora palla deviata che comunque giunge nelle mani di Ballardini, ancora un ribaltamento dove c'è nell'angolo la penetrazione per Camilla Coraducci con il numero 5 in campo adesso per Faenza, e lei che riceve nell'angolo, si alza per il tiro da tre punti ma lo sbaglia, l'imbalzo offensivo però per l'Infinity Bio con Lucia Morsiani che dà la possibilità di giocare un extra possesso, va dentro e sbaglia il layup Ballardini e poi si tuffa per strappare il pallone a Veronica Dall'Olio, alla fine ne esce con il palleggio Sofia Vespignani che va nell'angolo a cercare Elena Ramò, da Ramò per Zampieri che attacca l'area pitturata, segna e subisce anche il contatto falloso. Ottimo canestro di Zampieri, partita molto bella, vivace, anche se non segna tanto però c'è grande agonismo sotto canestro e quindi tutte le giocatrici che si buttano sulla palla, veramente bello. Gara molto fisica e di questa fisicità Alpo sta traendo beneficio perché per già due volte ha avuto un end one, un canestro più fallo con Zampieri che è stata brava in questo caso a usare il fisico per buttarsi dentro. Primo ingresso in campo per Maria Zanella, capitana di Alpo con il numero 9, mentre Zampieri realizza il libero supplementare e provoca il primo break della partita portando la squadra di Alpo sul 9-3 più 6 quando mancano 3 minuti e 16 secondi alla fine del primo quarto. Palleggio di Schwienbacher con Vespignani su di lei, la ricezione sul perimetro per Coraducci che cambia lato, riceve nell'angolo Ballardini, palla ancora sul perimetro, tentativo di penetrazione da parte di Schwienbacher che si prende il tiro cadendo indietro e lo segna soltanto retina. Ottimo canestro di questo step back, diciamo così, di Schwienbacher, perché ha palleggiato, aveva la pressione di Vespignani, si è liberata con questo step back realizzando. È stata lei la migliore contro Palermo con 19 punti per Faenza. Dall'altra parte la palla messa nell'angolo dove c'è Zampieri, la virata e il tiro soltanto retina. Qui tutto il talento di Arianna Zampieri. Sì, Zampieri sta facendo, ha iniziato molto molto bene, sta segnando spesso, quindi bisognerà marcarla meglio. Simona. Sono suoi 8 degli 11 punti fin qui firmati da Alpo Basket. Palla persa di Faenza, recuperata da Alpo con Dall'Olio che scambia con Zanella, il lancio lungo di Vespignani, layup facile che però incredibilmente Elisa Mancinelli sbaglia. Sì, aveva difeso molto bene Alpo creando appunto un contropiede, peccato per il canestro sbagliato. E ancora l'aggressività difensiva della squadra di coach Soave che mette in difficoltà Faenza, in qualche modo si salva Schwienbacher servendo Ballardini che subisce il contatto falloso. Ancora ottima giocata di Schwienbacher, sembrava che fosse in trappola, ha trovato Ballardini lanciata verso il ferro. Sì, buon passaggio perché tutte le giudici di Alpo erano pronte a intercettare questa palla. Fallo di squadra numero 3 in questo primo quarto per Alpo che cambia due giocatrici, vanno fuori Veronica Dall'Olio e Elisa Mancinelli, in campo vanno Alessia Cavrini, recuperata per questa partita dopo aver saltato le ultime per uno stiramento, infatti vedete la fasciatura piuttosto abbondante con cui gioca alla gamba sinistra. Campo anche per Marta Scarsi con il numero 12, difesa zona per Alpo, Pallardini cerca di cambiare lato, c'è la ricezione nell'angolo per Coraducci, il lob dentro a cercare il taglio da parte di Lucia Morsiani, passaggio lì dentro per Silvia Caccoli,
che viene fermata da Alessia Cabrini e palla 2 il possesso, dice Faenza. Sì, state brave i giudici di Alpo a tenere la palla, a raddoppiare Morsiani di sotto e non farla uscire fuori dalle tiratrici. La rimessa dal fondo per l'Infinity Bio affidata ancora a Simona Ballardini, giocatrice ma anche coach dell'Infinity Bio Faenza. Storia davvero straordinaria quella di Ballardini e di questa squadra arrivata a sorpresa fino a questa finalissima. Sulla sirena dei 24 secondi a segno Lucia Morsiani. Brava Morsiani a punire un cambio difensivo, Rispignani la marcava, questa rimessa è riuscita a buttarsi dentro, a fare un ottimo canestro in layup. Primi due punti per Lucia Morsiani, prova a contrattaccare Alpo, il tiro non è valido perché c'è stato un fallo in attacco commesso da Alpo prima del tiro da parte di Alessia Cabrini e allora tutto annullato, il fallo fischiato a Marta Scarsi. Sì, l'arbitro degradò questo, Alessia aveva fatto un ottimo canestro, però se c'era fallo prima giusto così. Riparte in palleggio per Faenza Licia Schwimbacher che aspetta l'uscita di Ballardini e la serve Ballardini seguita da Alessia Cabrini, va nell'angolo dove c'è Camilla Corraducci che schiaccia a terra il pallone per Silvia Caccoli, riapertura, Ballardini va dentro a cercare Schwimbacher che sbaglia il tiro da sotto, si lotta rimbalzo, tocca Marta Scarsi, pallone che termina fuori, possesso ancora per l'Infinity Bio. E qua ti dico che Simona è bravissima a valorizzare le altre, anche stavolta ha fatto un passaggio che sembra facile da fuori ma era difficilissimo a Schwimbacher, che poi ha sbagliato ma il movimento era corretto. Quasi 4 assist di media per Simona Ballardini, classe 1981, ha giocato un po' ovunque, ha vinto tanto nel corso della sua carriera, qui intanto Lucia Morsiani che riduce lo scarto di Faenza sul meno 2. Sì, Morsiani brava, ha potuto partire da fuori e avere questo palleggio da questo tiro perché è atletica ed è alta. Attacca adesso Alpo con la ricezione da parte di Zanella che batte Ballardini che poi però recupera e le scippa dalle mani il pallone. Grande azione difensiva da parte di Ballardini che lancia in transizione Morsiani! Che palla messa! Che palla messa! Ottimo passaggio e brava Morsiani a correre e realizzare anche coordinandosi bene con la mano sinistra. Davvero una palla con il contagiri quella di Ballardini per Morsiani. Ci prova adesso Rispignani che va nell'angolo a cercare Zanella. La palla spedita fuori per Zampieri. Ancora Vespignani, l'incrocio con Zampieri che taglia verso il ferro e poi blocca per Vespignani con 2 secondi, deve inventarsi qualcosa, Alpo tira da lontanissimo, Zampieri non trova neanche il ferro, possesso Faenza con 15 secondi per chiudere il primo quarto. Questo è l'entusiasmo che dicevamo prima di Faenza, quando Simone innesca le compagne così, dopo anche le compagne ci credono e vanno sulla via dell'entusiasmo e fanno canestre anche importanti, corrono e si trovano insieme. Vediamo che cosa riesce a creare Faenza con l'ultimo possesso di questa prima frazione di gioco con il palleggio da parte di Licia Schwimbacher che poi si affida però a Ballardini per la gestione di questo possesso particolarmente importante, il blocco per la tripla di Ballardini, soltanto retina, sorpasso Faenza 14-11. Quando tu parlavi di gioco, la domanda che gioco secondo te poteva nascere quando Ballardini chiama un pick and roll, questo buon canestro e più 3 Faenza. Fine primo quarto a Lucca, 11 per Alpo, 14 per Faenza. Pausa per noi a fra poco per il secondo quarto. Faenza e Alpo Villafranca, fine primo quarto, 11 Alpo, 14 per la squadra di coach e giocatrice Simona Ballardini. Dopo la pausa del primo e secondo quarto andiamo fra le panchine da Giovanni Gatta. Sì, sono cambiati totalmente gli umori delle due panchine. Da una parte quella di Faenza, Simona Ballardini ha detto ecco, vedete, bastava la fiducia, dobbiamo continuare ad avere fiducia, abbiamo i mezzi per poter vincere questa partita e giocare molto meglio di come abbiamo iniziato. Dall'altra parte invece Pozzo Ave era molto molto più arrabbiato e ha chiesto meno palleggio, palleggiamo di meno, facciamo girare più la palla, giochiamo anche blocco, pick and roll, ma non teniamo troppo questa palla, facciamola girare. Da una parte 8 punti per Zampieri, dall'altra 6 con un assist per Ballardini. Sono chiaramente loro le protagoniste finora di questa partita. Primo tiro del secondo quarto a bersaglio Alpo con il canestro firmato Marta Scarsi. Ottimo questo canestro che ha tolto un po' di confusione e ha dato entusiasmo ancora alla squadra veronese. Interrompe soprattutto il parziale di 9-0 di Faenza che fallisce il tiro dall'angolo, poi c'è una battaglia sotto canestro, un fischio arbitrale che punisce in questo caso Alpo, primo fallo di squadra per la squadra in maglia bianca in questo secondo quarto, fallo fischiato a Sofia Vespignani, per lei secondo fallo personale, viene richiamata in panchina da coach Soave che fa entrare Elisa Mancinelli. Sì, coach Soave sta ruotando giustamente tutte le sue atlete perché chiaramente è giusto arrivare fresca alla fine e quindi sta
le sta ruotando tutte. Rimessa di Ballardini e tiro sbagliato da Lucia Morsiani, rimbalzo per Alpo con Alessia Cabrini che si affida a Elisa Mancinelli in campo in questo momento di fatto da playmaker. L'incrocio con Cabrini, tiene vivo il palleggio Mancinelli, poi va da Scarsi, ancora Cabrini che si prende il tiro da tre punti, lo sbaglia, tocca a rimbalzo Scarsi, la palla però è di Paenza che può ripartire con il palleggio di Licias Schwienbacher, più uno palla in mano per la squadra di coach Simona Ballardini. Il palleggio di Schwienbacher che va fuori proprio da Ballardini, l'uscita da parte di Coraducci, la palla va dentro per Silvia Caccoli che però non la riceve, palla persa per Paenza. Sì, si alternano un po' tutte, stavo dicendo, tranne Ballardini e Zampieri, ma adesso Ballardini è uscita. Eh sì, prima volta che lascia il parquet dopo 11 minuti e 10 di partita. Simona Ballardini, autrice, come dicevamo prima, di 6 punti con 3 rimbalzi e un assist finora nella partita. Mancinelli, lo scambio con Zampieri, ancora la palla restituita. Zampieri che vuole consegnare, finta l'end-off, si butta invece dentro, lavora sul piede perno Zampieri, cui tiro però è forzato e sbagliato. Rimbalzo per Morsiani. Sì, aveva fatto un'ottima finta di end-off, poi un ottimo passo d'incrocio, peccato che la palla è uscita. Attacca in palleggio Schwienbacher, cambia lato Faenza per coinvolgere anche Federica Franceschelli. Schwienbacher prende e tira da tre punti sul secondo ferro, palla toccata e raccolta ancora dalla stessa Schwienbacher che può far ricominciare una nuova azione offensiva per Faenza. Si butta dentro Morsiani, addirittura triplicata, perde la maniglia, poi la ritrova. Il passaggio di Caccoli per la tripla di Schwienbacher sul primo ferro, questa volta riesce Alpo ad assicurarsi il rimbalzo difensivo con Scarsi che serve Alessia Cabrini, gioca a lei da playmaker questa azione offensiva. Cabrini va intorno al blocco da parte di Zampieri, ricezione poi per Mancinelli che serve l'uscita di Zanella. Zanella attacca, fischio arbitrale, fallo di Coraducci in difesa su Zanella. Esce anche Zampieri, sui primi minuti rimpiazzata da Veronica Dell'Olio che torna sul campo. Eh sì, e quindi sono uscite entrambe le protagoniste del primo quarto, le due veterane giocatrici più rappresentative probabilmente delle due squadre, Ballardini e Zampieri. Rimessa per Alpo effettuata da Zanella che va da Mancinelli. Mancinelli torna sul lato destro da Maria Zanella, prende posizione in post Marta Scarsi, la sua virata, il tentativo di passaggio intercettato però da Faenza che riparte in transizione, arriva a rimorchio Morsiani, un palleggio molto bravo a evitare le avversarie e ad andare al canestro. Sì, Morsiani soprattutto quando è in movimento può usare il suo atletismo e in transizione è molto pericolosa. Lei ha giocato a Faenza in Serie 1 nella vecchia società prima di tornare a Faenza per sposare il progetto del Faenza Basket Project. Bella palla sotto per Mancinelli che riceve lo scarico di Scarsi e va a segno con il layup. Sì, squadre ancora che si stanno studiando ma che non mollano di un centimetro. E percentuali salite rispetto all'inizio in cui entrambe stavano tirando piuttosto male, ma adesso la mira è un po' migliorata sia per Faenza che per Alpo. Ci prova ancora Lucia Morsiani che riapre sul perimetro per Schwienbacher, penetrazione con scarico per il piazzato di Caccoli che non va a segno, rimbalzo per Zanella, riparte Alpo con Mancinelli che parte in transizione, vuole andare fino in fondo. Mancinelli assorbe il contatto ma sbaglia il tiro, c'è rimbalzo offensivo però di Scarsi che subisce il contatto palloso. Ottimo impatto sulla gara di Marta Scarsi. Lo stavo dicendo io, mi hai rubato come sempre il commento tecnico, ma te lo concedo. Scarsi ha avuto un ottimo impatto, l'ha segnato dall'angolo, va a rimbalzo, subisce fallo, veramente bravo. Primo anno ad Alpo per l'ex giocatrice di Carugate, Albino, Crema e Cremona, nativa di Brescia, classe 1995, viaggia a 6 punti di media in questo campionato, strappa anche quasi 6 rimbalzi ed è il lavoro a rimbalzo una delle sue caratteristiche migliori, l'ho fatto vedere anche in questa prima parte di gara, tiratrice di liberi da 59% in stagione, segna il primo. E avrà un secondo a disposizione Marta Scarsi, classe 1995, con la possibilità di portare avanti Alpo con 6.40 da giocare nel secondo quarto, sbaglia il secondo libero e rimbalzo difensivo è catturato da Lucia Morsiani che fa viaggiare Licia Schwienbacher, cerca di attaccare contro Mancinelli, poi torna indietro Schwienbacher che chiama un blocco, quello di Morsiani. Schwienbacher attacca, vuole andare fino al ferro, palla fuori, deviazione di Alpo, possesso ancora per Faenza. Sì, buona difesa di Alpo che ha intasato l'area. Forse Schwienbacher cercava il fallo ma non è stato così, comunque rimessa Faentina. Ha giocato a Bolzano, arriva del Garda Schwienbacher prima di approdare la scorsa stagione a Faenza, playmaker classe 1995, rimessa dal fondo per la squadra faentina, ricordiamo fondata soltanto nel 2015, ha soltanto 3 anni e già in finale promozione, fischio arbitrale
prima del tiro da parte di Serena Soglia è stato fischiato un fallo alla difesa di Alpo. Forse è stato meglio così per Alpo, perché c'era stata una mancata comunicazione su un cambio difensivo e si era trovata Soglia libera da sotto. Sì, fallo commesso dalla numero 12, ovvero Marta Scarsi, per lei secondo fallo personale, due di squadra anche per Alpo in questo secondo quarto. Rimessa per Federica Franceschelli, ancora 0 punti finora, palla nelle mani di Schwienbacher che aspetta l'uscita da parte di Morsiani per bloccare. Schwienbacher attacca dal palleggio, pick and pop con Morsiani che mette palla a terra, buona difesa da parte di Alpo con Dall'Olio, si va dentro, poi riapertura per la tripla di Morsiani, fa bersaglio da 3 punti. Sì, lei, ti dicevo, è atletica, se parte da fuori è meglio, anche tiro da 3 punti. Brava Soglia, che del 2000 ha giocato un buon inferno e poi ha scaricato la palla fuori sull'aiuto e ha fatto venire un tiro facile a Morsiani. Tira solo con il 17% da 3 Lucia Morsiani, però in questo caso ha fatto vedere di avere comunque un'ottima mano dalla lunga distanza. Il palleggio da parte di Mancinelli, penetrazione con Dell'Olio che perde per un attimo la maniglia, poi ritrova il pallone, scade nei 24 secondi. La difesa faentina è molto cresciuta rispetto all'inizio. Sì, Faenza sta difendendo bene, di contro forse Alpo ha bisogno di rimettere in campo nella posizione di playmaker Vespignani per chiamare forse meglio i giochi. Dentro Elena Ramò per Alpo al posto di Alessia Cabrini, deve cambiare qualcosa al coach Nicola Soave, anche perché finora nel secondo quarto il parziale in realtà è 5 pari e nella parte finale del primo quarto che Faenza con quel grande break aveva ribaltato le sorti iniziali della partita. Ancora in cabina di regia Schwienbacher per Faenza, pallone poi servito sul lato destro dove c'è il palleggio da parte di Claudia Minichino, per lei primo ingresso in campo nella partita. Lo scarico per il tiro di Morsiani che questa volta non va a segno, rimbalzo per Mancinelli che parte in transizione, vede la fuga verso il ferro di Ramò che scarica nell'angolo dove c'è l'errore sul tiro da 3 punti di Zanella, rimbalzo per Faenza, si gioca adesso a ritmi più alti con entrambe le squadre che provano a correre, lo fa Schwienbacher che vede arrivare a rimorchio per il tentativo Franceschelli che va da Soglia e segna lei 2 punti. Sì, molto brava Franceschelli ad attaccare con la sua mano forte, cioè la mano sinistra, e a fare un asset per Soglia che era libera, si fa trovare nello spazio libero giusto in campo. Torna più 5 l'Infinity Bio Faenza mentre Alpo attacca con Ramò che va nell'angolo, palla di ritorno per Ramò che mette palla a terra, cerca di arrivare al ferro, poi serve il taglio da parte di Zanella che fallisce il tiro da sotto, rimbalzo per Faenza, ha passato di molto le percentuali Alpo rispetto all'inizio. Sì, però questa era un'ottima azione, purtroppo Zanella ha sbagliato, però l'idea era giusta. 6 su 21 da 2 per Alpo contro l'8 su 22 di Faenza, sbaglia adesso la squadra di coach Ballardini, riparte in palleggio Elisa Mancinelli, ultimi 4 minuti e 20 secondi del secondo quarto, l'incrocio fra Mancinelli e Dall'Olio, penetrazione con virata di Mancinelli, splendida azione che la porta fino al ferro. Sì, una combattente, è stata molto brava, sì, adesso sta mettendo molta pressione anche a Schwienbacher che a fare questo attacco con virata e a concludere con un layup da sotto. Punti numero 3 e 4 della partita di Elisa Mancinelli, fischio arbitrale lontano dalla palla, il tentativo di Scarsi di restare sui blocchi con Soglia, terzo fallo personale questo per Marta Scarsi ed è una tegola importante perché abbiamo detto l'ottimo impatto che aveva avuto sulla partita, qui probabilmente coach Soave dovrà toglierla per qualche minuto almeno. Sì, credo che rientrerà Zampieri, ma nel frattempo c'è un time out. Eh sì, time out in campo quando siamo a 3 minuti e 58 secondi dalla fine del secondo quarto, le percentuali coach rimangono basse, per Alpo 5 su 14 da 2, 1 su 8 nel tiro pesante, per Faenza 6 su 14 da 2, 3 su 10 nel tiro pesante, però Faenza veramente ha fatto scattare l'interruttore nella parte finale del primo quarto, aveva cominciato meno grintosa, meno aggressiva con Ballardini che ha dato là e scattato qualcosa e la partita è cambiata. Sì, addirittura i ragazzi hanno giocato bene anche quando lei non era in campo, però percentuali basse, però la partita è molto intensa ed è una partita, noi non scordiamoci che stiamo giocando, che ci sta giocando una finale, quindi ci sta grande agonismo e a me personalmente piace molto. In effetti in questi casi Ballardini giocherà probabilmente tantissimo essendo questa una finale, però restare avanti come ha fatto Faenza nei momenti in cui Ballardini è fuori può essere davvero importante. Sì, importante perché crea sicuramente autostima alle altre. E qui vediamo lo splendido assist di Ballardini che ha mandato a canestro una compagna, in questo caso Morsiani, nella parte iniziale del secondo quarto per dare là al break favorevole a Faenza. Dopo il time out andiamo da Giovanni. Sì, un time out chiamato proprio da Simona Ballardini sul cubo del cambio, ha ribadito alle proprie compagne
continuiamo ad avere questa fiducia, giochiamo anche sull'entusiasmo. E per quanto riguarda la difesa, cerchiamo di non cambiare sul blocco, cercare di forzarlo forte, ma non cambiamo. Infatti torna subito in campo Simona Ballardini dopo il time out, adesso è lei che riceve la palla di Schwienbacher, si va da Minichino, poi sul perimetro Franceschelli prova la penetrazione, torna da Ballardini, con due secondi deve attaccare Ballardini che non si accorge che stavano per scadere i 24 secondi e prova uno scarico per Soglia quando non c'era tempo per farlo. No, sarà brava Zampieri a tenere i primi due scivolamenti e tempo è passato e non è stato più tempo per tirare. Meno tre palle in mano per Alpo, adesso è Mancinelli a giocare da playmaker, il blocco piazzato da Dell'Olio, palla ancora sul perimetro per Arianna Zampieri, consegnato per il tiro di Zanella, soltanto Ferro, rimbalzo offensivo però per Alpo che regala alla squadra di Coach Soave la possibilità di un extra possesso con il palleggio di Mancinelli, lo scambio con Dell'Olio, Mancinelli ancora va da Dell'Olio che vuole l'alto basso andando a servire Zampieri, lavora bene Zampieri, poi però fallisce il tiro, scadono i 24 secondi. Secondi, la palla non ha mai toccato il Ferro, per questo motivo non si è mai azzerato il tempo ed è violazione per Alpo. Sì, brava Dell'Olio a cercare Zampieri in post basso, forse Alpo sia con Dell'Olio che con Zampieri dovrebbero usare di più quella posizione per passare la palla appunto al loro posto. La rimessa, sono più fisici. La rimessa per Faenza, ultimi 3 minuti e 11 secondi del secondo quarto, non si segna da un po', punteggio inchiodato sul 21-18 per la squadra il coach Ballardini, in panchina formalmente c'è Cristina Bassi, ma il coach è lei, tornata a Faenza a giocare e ad allenare dopo essere stata una delle artefici della squadra di Faenza in Serie 1, la vecchia società per addirittura 9 stagioni, ancora Ballardini, il palleggio contro Zampieri, la batte con un gran primo passo, poi però fallisce il layup, complice anche l'ottimo aiuto di Dall'Olio che arriva con i tempi giusti, riparte in transizione Alpo, ma recupera bene Faenza che ferma il pallone, Dell'Olio serve Zampieri che attacca dal palleggio, poi riapre per Ramò, Ramò va a cercare Vespignani sul lato destro, il palleggio di Vespignani, blocco da parte di Dell'Olio, il tiro alla fine se lo prende Mancinelli e lo manda a bersaglio da 3 punti. Bravissima Mancinelli, chi è entrato in campo Vespignani che è riuscita a spingere anche il contropiede prima e adesso a fare un passaggio ottimo per Mancinelli che ha realizzato. Parità quota 21, seconda tripla su 9 tentativi in questa partita per Alpo, la prima di giornata per Elisa Mancinelli, prova a replicare Faenza, lo fa con Franceschelli che cerca di attaccare, poi step back tripla di tabella, la sbaglia, rimbalzo catturato ancora da Mancinelli che serve a Vespignani per la transizione, parte in palleggio Vespignani inseguita da Minichino, lo scambio con Vespignani che poi va da Dell'Olio, tira Dell'Olio, fallo caldissimo per tutte le giocatrici di Alpo, adesso più 3 di La Franca. Molto brava Dell'Olio e lei il tiro da 3 ce l'ha, ma questo canestro di prima di Mancinelli e questo di Dell'Olio danno intensità in difesa per produrre altri canestri ancora e la squadra è in fiducia. Due triple consecutive dopo l'1-8 iniziale da 3 punti per la squadra di Coach Soave, prova Ballardini a rispondere con questa penetrazione, perde il pallone e poi lo ritrova, cerca di attaccare contro Ramò e poi arma alla mano da 3 punti di Licia Schwienbacher che replica per Faenza, parità quota 24 e la gara è decollata. E i canesi sono tornati, la gara è decollata, nonostante queste grandi difese arrivano tiri da scarichi di 2 secondi e dei canestri. Quarta tripla su 10 tentativi in giornata per Faenza, Schwienbacher tira con il 33% in stagione da oltre l'arco dei 3 punti, il consegnato per Mancinelli che attacca, palleggio, arresto, tiro soltanto primo Ferro, rimbalzo catturato da Soglia, Ballardini ancora con il passaggio a tutto campo per Minichino, stoppata da Vespignani, ancora una gran palla di Ballardini, ma che cosa ha fatto Vespignani recuperando? Gran palla di Ballardini, ma bravissima Vespignani a stoppare Minichino, con uno scatto è riuscito a recuperare e anche a saltare tanto. Bravo. E qui lo rivediamo, l'ottimo recupero di Vespignani dopo l'ennesimo pallone lungo di Ballardini, molto brava a innescare le compagne con questi passaggi a tutto campo, la rimessa dal fondo di Franceschelli, ancora Ballardini vede che c'è battaglia lì sotto, serve in ottima posizione Serena Soglia che va a segno con le layup, che vale più 2 Faenza. È un ottimo lob, brava Soglia a tenere in contatto e bravo, è ottimo sto passaggio che gli ha messo la palla sulle mani. Ultimo minuto del secondo quarto, la palla nelle mani di Alpo con il palleggio da parte di Elisa Mancinelli, si va da Arianna Zampieri, poi Vespignani attacca a linea di fondo, il contatto con Minichino è palloso, il terzo fallo di squadra per la giocatrice napoletana, sarà soltanto rimessa per Alpo. Sì, Vespignani ha visto un clear out, un lato libero e si è buttata dentro la sua rapidità e ha preso intelligentemente il fallo.
primo fallo personale, terzo di squadra appunto per Faenza, ex Palermo. Claudia Minichino ha giocato in Serie A1 con Napoli, classe 1996, jumper sbagliato per Alpo da parte di Dall'Olio e pallone deviato fuori da Faenza, resterà nelle mani della squadra di Villafranca il possesso. Con Vespignani chiamata a rimettere il pallone dal fondo per gli ultimi 32 secondi del secondo quarto, ricezione, spalle a canestro, la virata e l'ottimo tiro in semigancio di Dell'Olio. Molto brava Dell'Olio a fare questo canestro, brava Zampieri intelligentemente a servirla in post basso dove c'ha un netto vantaggio fisico. Discrepanza di un solo secondo fra i due cronometri, possesso per Faenza che potrà tenere palla quasi fino alla fine di questo secondo quarto. Franceschelli va da Ballardini che cerca di servire dentro Serena Soglia, vediamo se c'è la deviazione oppure no. No, non c'è deviazione, palla buttata via da Faenza, possesso Alpo che ha ancora 8 secondi per provare a chiudere con un canestro questo secondo quarto. Vediamo che cosa si inventa dovendo rimettere a tutto campo la squadra di coach Soave. Ci pensa Vespignani a superare in palleggio la metà campo, ultimi 4 secondi, 3 secondi, Vespignani difesa bene da Minichino, si prende il tiro che è corto, lo sbaglia, si chiude qui il secondo quarto al palla tagliate, 26 pari fra Alpo e Faenza. Sì, perfetta parità, adesso si è cominciato a segnare, grande intensità in difesa e voglia di entrambe le squadre di non mollare mai su ogni pallone. Davvero una bella partita, tanto difensiva all'inizio, poi più offensiva con il passare dei minuti. Unica giocatrice in doppia cifra, Lucia Morsiani, che ha fatto 11 punti ed è stata fin qui la migliore per Faenza. Per Faenza anche 6 punti per Ballardini e 5 per Schwienbacher, mentre per quanto riguarda Alpo 8 punti per Dell'Olio e per Zampieri. Le due migliori a pari merito per quanto riguarda la squadra di coach Soave, che è stata sotto dopo il parziale di Faenza a cavallo fra primo e secondo quarto, poi però ha reagito e ha riportato la situazione in perfetta parità quando siamo a metà partita, al 20° minuto. Siamo pronti per ascoltare una delle protagoniste di questo primo tempo qui al pala tagliate, parità a quota 26. Possiamo ascoltare Veronica Dell'Olio con Giovanni Gatta. Veronica Dell'Olio, una partita equilibratissima, si sapeva, due squadre che si affrontano a viso aperto. Cosa dovete continuare a fare per portarvela a casa? Dobbiamo continuare sicuramente con le nostre cose, in difesa dobbiamo essere aggressive, non dobbiamo concedere tiri facili e dobbiamo continuare così. In attacco dobbiamo cercare di trovare soluzioni cercandoci e trovando il passaggio più giusto possibile e cercare di trovare le soluzioni che ci portano a un tiro più pulito. E niente, è equilibratissima la gara, si sapeva che non era semplice, ma è giusto così, siamo in finale, quindi è giusto che sia così. Grazie. Prego. Grazie a voi. Perfetto, grazie a Veronica Dell'Olio. Noi ci fermiamo per qualche istante qui dal pala tagliate sul punteggio 26-26 a metà partita nella finale dei playoff in Serie A2. A fra poco per vivere le emozioni del terzo e del quarto quarto. Terzo quarto della finale dei playoff del campionato femminile di Serie A2, Alpo Villafranca 26, Infinity Bio Faenza 26, perfetta parità dopo due quarti di gioco, è partita meglio Alpo, poi il parziale di Faenza a cavallo fra primo e secondo quarto che ha ribaltato la partita portando avanti la squadra di Simona Ballardini, giocatrice e allenatrice, poi ancora Alpo che si è riportata in parità vincendo il secondo quarto 15-12 nei confronti di Faenza. Poi qui coach Lorenzo Serventi, equilibrio in quasi tutte le categorie statistiche, una gara veramente molto molto tirata ed è probabile che sia decisa da qualche episodio magari nei secondi finali. Sì, sono d'accordo, dipenderà adesso di chi sarà l'inerzia, di come entrano le squadre, di quale piglio difensivo riusciranno a metterci e quali impronte riusciranno a dare. Io credo che chi metterà più pressione in difesa potrà alla fine portare a casa la partita. Si riparte con Faenza che avrà a disposizione il primo possesso del terzo quarto con in cabina di regia a effettuare la rimessa in questo caso Federica Franceschelli, 0 punti ma 2 assist nella prima metà partita. 11 punti per Lucia Morsiani, la migliore finora per Faenza. Il palleggio di Schwienbacher che va proprio da Franceschelli, il taglio da parte di Coraducci che comincia in quintetto il terzo quarto, deviazione di piede da parte di Zampieri, cronometro che rimarrà a 15 secondi per la rimessa ancora di Franceschelli. Faenza ha tirato nel primo tempo con il 41% da 2 e con il 33% nel tiro pesante, palla subito dentro, buon lavoro con il corpo da parte di Soglia, apre lei con 2 punti il terzo quarto. Sì, ottimo lavoro come dottore del controllo del corpo quando ha ricevuto la palla, è stata molto brava. Di Alpo aspettiamo anche i tiri da 3 punti di Ramò, ma nel frattempo Mancinelli fino in fondo fisicamente domina.
9 punti nella partita di Elisa Mancinelli, 4 su 9 al tiro, la parità quota 28 siglata dalla giocatrice con il numero 18 di Alpo, palleggio di Schwienbacher, difesa aggressiva da parte di Vispignani, ancora Schwienbacher va sul perimetro a cercare Morsiani, palla restituita a Schwienbacher, pick and roll con Morsiani, penetrazione di Schwienbacher che non riesce a assorbire il contatto con Vispignani che va lunga a cercare la transizione, il passaggio nella metà campo avversaria, poi Zampieri che riceve e torna da Vispignani che aspetta il movimento da parte di Veronica Dall'Olio, ribaltamento di lato perché c'è libera Ramò che attacca dal palleggio, ancora 8 secondi per chiudere il possesso offensivo di Alpo, tiro di Ramò deviato da Faenza, riparte velocissima Schwienbacher che lancia a rimorchio Franceschelli, Franceschelli fino in fondo, il ferro sputa la sua conclusione ed è Alpo che può ripartire con Zampieri. Sì, un po' di diciamo errori, però sempre grande energia. Sbagliato un canestro facile Ramon da sotto e di là dopo Franceschelli, quindi 1-1 e adesso rimessa per Alpo. Rimessa per Alpo dopo il secondo fallo personale di Federica Franceschelli commesso ai danni di Arianna Zampieri, 8 punti quasi tutti peraltro segnati nella prima parte di gara, è stata lei all'inizio a provocare il primo break favorevole alla squadra veronese. La palla dentro di Zampieri a cercare la situazione di post-up per Dell'Olio che tira in allontanamento, tiro cortissimo, rimbalzo per Schwienbacher che parte in palleggio inseguita da Mancinelli che le tocca il pallone e poi lo raccoglie ancora Schwienbacher che cerca di riportarsi verso il centro, fischio arbitrale, eccessiva aggressività da parte di Mancinelli che così facendo spende il primo fallo personale. Sì, spende il fallo personale ma... c'è un bel duello anche tra i due playmaker Vespignani e Schwienbacher perché Schwienbacher cerca sul pick and roll di arrivare fino in fondo per appoggiarsi e usare un mismatch contro Vespignani e Vespignani cerca di rubargli la palla per non permettergli questo. Eh sì, peraltro Schwienbacher praticamente sempre in campo, non è quasi mai uscita finora in questa partita. Recupero di Vespignani che serve la palla subito in avanti per Ramò, ribaltamento di lato per Mancinelli che finta l'attacco, poi cambia idea, torna indietro, schiaccia a terra il pallone per Dall'Olio che lavora in post basso contro Soglia, sbaglia il tiro, buona difesa utilizzando il fisico da parte di Soglia. Sì, Soglia ha tenuto bene, probabilmente Dall'Olio doveva girarsi sull'altro lato e fare un perno mano destra di là, però brava Soglia a tenere questo uno contro uno. Ricordiamo classe 2000 Serena Soglia, già con un brutto infortunio purtroppo nel suo recente passato, una rottura del legamento crociato da cui però ha recuperato piuttosto bene. La partenza in palleggio di Zampieri costringe la numero 6 di Faenza, Lucia Morsiani, a commettere fallo, per lei si tratta del primo personale. Sì, brava Zampieri ad attaccare, in questo momento la palla si muove poco, chiaramente emerge un po' la stanchezza, infatti c'è un time out per pensarci su. Sono stati coach playoff davvero molto duri, corti, perché ricordiamo che sono stati tutti giocati con la formula della partita secca, si giocherà in partita secca anche la prossima settimana lo spareggio contro Vigarano che da una parte vedrà la squadra di A1 favorita per le straniere, per la caratura chiaramente diversa, dall'altra parte però vedrà la squadra di A2 giocare in casa e quindi un piccolo vantaggio per controbilanciare la maggiore profondità, esperienza, qualità della squadra di A1. Sì, un piccolo vantaggio, anche una bella festa secondo me per la squadra che la giocherà, per la vincente di queste due partite. Di queste due squadre sarà comunque un bel momento di sport e nel basket never say never, mai dire mai. Eh sì, ricordiamo sesto il Geas ed Empoli già promosse avendo vinto i due gironi in regular season e la vincente di questa partita appunto affronterà Vigarano che ha perso il playout contro Battipaglia nella gara che potrebbe segnare la promozione di una di queste due squadre oppure la salvezza della Meccanica Nova Vigarano. Dopo il time out andiamo da Giovanni. Corsoave insiste sul fatto che la squadra sia troppo ferma, quasi imbambolata in attacco. Giriamo questa palla, non facciamo subito un passaggio e tiro, non concludiamo con soluzioni affrettate. Facciamo girare questa palla e prendiamoci tiri ad alta percentuale. Penetrazioni, penetra e scarica oppure tiri da liberi, non forziamo. Infatti ha mosso un po' poco la palla Alpo dopo la prima parte di gara, Vespignani dall'angolo, tiro da due punti, soltanto il secondo ferro e palla che rimbalza fuori dal campo, Faenza ancora senza Ballardini in questa fase di gara, è chiaro che da un certo punto di vista deve gestirsi la capitana, coach, giocatrice di Faenza, dall'altra parte è chiaro che vorrà restare in campo tanto perché questa è una finale. Sì, sì, beh, certamente, però la squadra è a pari punti, quindi non ha subito nessun break, quindi giustamente Simona può permettersi anche di star seduta. Penetrazione da parte di Franceschelli che subisce il contatto falloso di Zampieri per Arianna Zampieri, primo fallo personale, due liberi in arrivo per Federica Franceschelli di cui rivediamo la penetrazione.
effettivamente finché si rimane in questa situazione di punteggio, Ballardini può permettersi un periodo un po' più lungo di riposo in panchina. Sì, perché la squadra comunque sta in partita, è pari, anzi se Franceschi segna si è avanti, quindi può permettersi di stare seduta perché la squadra sta giocando bene. Primo libero della partita per Faenza, quello segnato da Franceschelli, che fa 2 su 2, ne ha tirati 4 finora di liberi Alpo, realizzandone 3. Ancora un cambio per Faenza con il ritorno in campo di Claudia Minichino, che prende il posto di Schwienbacher, che ha davvero giocato finora tanto in questa partita, giocherà da playmaker. Minichino che va a prendersi cura di Vispignani, mentre la numero 4 avversaria supera la metà campo, il blocco da parte di Dell'Olio, l'eccezione per Zampieri che vorrebbe l'alto basso, poi invece si affida all'end-off per Mancinelli, da Mancinelli ancora fuori per il tiro di Zampieri, lo sbaglia, buon taglia fuori da parte di Serena Soglia, che ricordiamo è una classe 2000, il rimbalzo catturato da Coraducci che va a servire Minichino, ancora la pressione di Vispignani, Franceschelli batte in palleggio Mancinelli, poi si affida alla penetrazione di Morsiani che si butta dentro, subisce il fallo di Zampieri, per Zampieri secondo personale. Sì, la forza di Alpo è quella che quando stringe in difesa e sta su linea di passaggio riesce a giocare meglio sicuramente in attacco. In questo momento stanno difendendo un po' aspettando e non forte sulle linee di passaggio, per cui subiscono un po' troppe penetrazioni da parte delle faentine. Di conto in attacco forse dovrebbe non sfruttare solo il pick and roll centrale ma anche dei clear out per appunto le atlete che ha a disposizione. Interessante anche il fatto che Faenza, dopo non aver tirato neanche un libero per tutto il primo tempo, è andata 2 volte consecutive in lunetta su 2 azioni di fila in questo terzo quarto, peraltro facendo un 4 su 4 che porta la squadra di coach Ballardini sopra di 4 punti. Mancinelli vuole attaccare dal palleggio, arriva fino al ferro ma sbaglia il layup, complice la buona difesa da parte di Coraducci. Riparte in palleggio Claudia Minichino per Faenza, che può allungare adesso più 4 e palla in mano. Franceschelli, buon primo passo, penetrazione, il fallo di Elena Ramò. In questo momento Faenza un passo in più rispetto ad Alpo. Sì, ha anche una Franceschelli in più che dà la seconda penetrazione, che subisce un fallo in questa penetrazione, chiaramente andrebbe mandata forse a destra perché insomma un forte può arrivare fino in fondo facilmente. Partita cambiata dopo 0 liberi tentati in 2 quarti, 6 consecutivi tentati da Faenza con 3 penetrazioni che hanno portato a palli subiti, evidentemente qualcosa che dalla panchina è arrivato come indicazione, quella di attaccare di più il ferro. Franceschelli mette fine a questa striscia di 5 liberi consecutivi segnati dalla Infinity Bio, che rimane sul più 5, 33-28. Vispignani va da Zampieri che vuole attaccare, poi si affida al consegnato nelle mani di Ramò, lo scambio fra Ramò e Dall'Olio, attacca Dall'Olio dal palleggio contro Serena Soglia, ottima azione tecnicamente parlando di Dall'Olio. Sì, è stata molto brava, ha avuto un controllo del corpo ottimo con una resta e tira, appoggiata di tabella, veramente brava. Si interrompe il mini parziale di 5 liberi consecutivi di Faenza, più 3 per la squadra in questo momento in attacco. Il palleggio di Coraducci che vuole andare fino in fondo, fallisce il tiro sotto canestro, rimbalzo catturato da Zampieri, perde palla Vispignani, fa ancora un'ottima cosa Franceschelli che ridà il più 5 a Faenza. Sì, questo canestro ha un po' tagliato le gambe a Alpo che era in recupero, aveva appena preso fiducia con un canestro segnato, però guardiamo questo attacco. 5 punti per Franceschelli, ancora dall'altra parte Mancinelli, triangolazione per servire Dell'Olio, finisce a terra il difensore che era Soglia, il ferro aiuta Dall'Olio a segnare 2 punti. Dell'Olio non ci sta e sta giocando con grande energia e ha messo anche adesso un canestro difficile e bravo. Sale in doppia cifra Veronica Dell'Olio prima di Alpo a raggiungere quota 10 punti, meno 3 per la squadra di coach Soave. Attacca Faenza con Minichino, il palleggio contro Vespignani, il taglio da parte di Morsiani che riceve sul pick and roll, ottimo passaggio ma Morsiani non concretizza, è suo rimbalzo in attacco, però sbaglia anche la seconda volta Morsiani, alla fine rimbalzo è di Dell'Olio, 2 errori atipici per una giocatrice delle qualità di Lucia Morsiani. Vediamo come risponde Alpo, che può andare per la parità o per il meno 1, liberissima per il tiro Ramò! Segno da 3 punti, parità quota 35. E questo è quello che deve fare lei. Ramone da 3 punti, una specialista, è una brava, è il primo tiro però che fa, quindi ovviamente ha bisogno anche di tirare coi piedi per terra, quindi va messa anche in condizioni di realizzare, però ottimo canestro.
tiro da due, in realtà ci correggiamo quello di Ramò, aveva evidentemente una parte del piede sull'arco. 35-34 il punteggio, recupero da parte di Mancinelli che vede ancora Ramò che ci riprova ancora dall'angolo, questa volta il tiro da tre ma non va a segno. Zampieri strappa, rimbalzo in attacco e segna il layup che vale il sorpasso Alpo. Ottimo canestro di Zampieri che è sempre lì pronto in agguato a sfruttare qualche errore di non taglia fuori, di non possesso da parte di Faenza. Adesso è tornata di nuovo avanti Alpo, partita sempre sul filo di là. Assolutamente sì, tantissimo equilibrio in questa finale playoff al Palatagliate. Fischio arbitrale sulla penetrazione di Camilla Coraducci che subisce il fallo, avrà due tiri liberi a disposizione. Però adesso Faenza attacca per ogni volta. Sul cambio chi c'è secondo te? Simona Ballardini dopo uno stop in panchina piuttosto lungo è pronta a subentrare e lo fa con la squadra che è ancora lì praticamente in parità. Insomma, diciamo che ha gestito Faenza i minuti senza Ballardini senza perdere nulla. Assolutamente sì, però adesso che è andato in vantaggio Alpo, Ballardini torna. Però coach, nel primo tempo tanti tiri da fuori, poche penetrazioni, nel secondo tempo tante volte Faenza ha attaccato il ferro e la conseguenza sono i tiri liberi che erano 0 a fine primo tempo, sono 6 adesso tentati nei primi 7 minuti del terzo quarto. Sono assolutamente d'accordo con te, adesso c'è più strategia nell'attaccare, andare a prendere falli, anche perché probabilmente c'è anche meno idea di tenere l'uno contro uno per la stanchezza e quindi l'idea di attaccare fino in fondo. Sì, ma credo per entrambe le squadre, che l'ha fatto anche una volta Mancinelli di qua, l'ha provato a fare Zampieri, quindi per entrambe le squadre si stanno provando. So. 19 finora il parziale nel terzo quarto per la squadra di Villafranca, avanti di un punto dopo la parità a metà partita. 12 punti per Dell'Olio, 10 per Zampieri, due giocatrici in doppia cifra per coach Soave, mentre per quanto riguarda Faenza, Morsiani con 13 punti rimane la leader, finora 0 punti dalla panchina per Faenza, hanno segnato soltanto le 5 titolari, Franceschelli, Schwienbacher, Morsiani, Soglia e Ballardini. Dopo il time out andiamo da Giovanni fra le panchine. Sì, un'altra volta un time out chiamato direttamente dal cubo del cambio da parte di Simona Ballardini per Faenza, a ribadire le sue ragazze: giochiamo con calma, non prendiamo tiri affrettati, non prendiamo conclusioni che sono molto difficili, dobbiamo giocare con calma, attacchiamole, non proviamo solamente il tiro da fuori e poi ritroviamo quella fiducia che stiamo perdendo, ritroviamo la fiducia di fine secondo quarto. Camilla Coraducci, tiratrice dei liberi da 63%, fa 1 su 2 ed è ancora parità a quota 36 a 3 minuti e 15 secondi dalla fine del terzo quarto qui al Palatagliate. Il palleggio di Vispignani, il taglio da parte di Ramò che prova da rifare fino al ferro, si muove molto bene in traffico e riporta sul più 2 Alpo. Sì, Ramò dopo il tiro da 3 si è galvanizzata e adesso sta attaccando bene il canestro. 0 punti nei primi 2 quarti, ne ha fatti 4 in questa terza frazione di gioco Elena Ramò, fra le giocatrici di maggiore qualità della squadra di Alpo. Lo scarico, c'è però un fischio arbitrale in frazione di 3 secondi fischiata a Faenza. Sì, qua, però Alpo aveva difeso bene perché le ragazze avevano ruotato tutte bene, avevano chiuso l'area e quindi 3 secondi, ma anche buona difesa di Alpo. Ed ecco il ritorno in campo di Simona Ballardini, posticipato di un paio di minuti dopo il time out. Ballardini fa il suo ritorno sul parquet quando mancano 2 minuti e 45 secondi alla fine del terzo quarto. Vispignani, il tentativo di palleggio, arresto e tiro di Dell'Olio che non va a segno, rimbalzo per Morsiani che va da Schwienbacher, è tornata in campo anche la playmaker titolare di Faenza, ancora la pressione ormai consueta di Vispignani, palla nelle mani di Ballardini che aspetta l'uscita delle compagne, prova a ribaltare il lato, c'è però un fallo in attacco commesso vicino a canestro dalla numero 14 Serena Soglia. Sì, diciamo un errore di gioventù, un Vespignani che non aspettava altro e ha subito un contatto e ha subito anche fallo. Quarto fallo per Soglia, costretta a lasciare il parquet, al suo posto c'è il ritorno in campo da parte di Silvia Caccoli. Finora nella sua partita 7 minuti, 0 punti segnati, soltanto Coraducci ha segnato l'unico punto dalla panchina finora per Faenza con il tiro libero di qualche minuto fa. Maria Zanella in campo per Alpo, si affida a Ramò che vuole attaccare contro Franceschelli che difende bene la penetrazione centrale, poi lo scarico per Zanella che perde il pallone, ultimo tocco però di Faenza, possesso ancora Alpo ma con soli 7 secondi. Sì, ottima idea di Zampieri di attaccare, di battere l'uomo e di scaricare, brava Faenza ad arrivarci e sono rimessa. La rimessa dal fondo affidata
rimandata a Vespignani che arma la mano di Zampieri che fallisce il tiro dalla distanza. Rimbalzo Franceschelli, meno due palle in mano per Faenza. La stessa Franceschelli supera la metà campo in palleggio, poi si affida ovviamente a Simona Ballardini. Ultimi due minuti del terzo periodo, penetrazione per Morsiani che tira in allontanamento, tiro corto, rimbalzo per Dell'Olio che fa viaggiare Vespignani il suo palleggio. La palla nelle mani di Zanella che va sul perimetro per il tiro da tre punti di Dell'Olio che non va a segno, e rimbalzo per Faenza. Sì, qua abbiamo difeso bene ragazzi di Apo, forse dovevamo giocare un po' di più insieme perché la stanchezza si fa sentire. Guardiamo adesso Ballardini cosa inventerà. Eh sì, è lei che gestisce sempre i possessi in questo ruolo di playmaker occulto di Faenza. Penetrazione e primo passo con cui viene battuta Elena Ramò, costretta a spendere il suo secondo fallo su Simona Ballardini. Sì, adesso ci saranno due tiri liberi per Simona perché il bonus è esaurito da parte di Alpo. Eh sì, Ballardini ha subito fallo, il terzo subito finora nella sua partita. Simona Ballardini in questa stagione ha tirato i liberi con il 79%, tornata a Faenza nel 2015 quando è rinata la società per essere giocatrice simbolo e anche allenatrice, nel suo passato esperienze con Priolo, con Bourges, Taranto, Umbertide, Venezia, Schio, oltre che appunto la precedente società di Faenza. Nella sua carriera ha vinto uno scudetto con Taranto, due Coppa Italia con Faenza e con Taranto. Corre intanto Alpo, a segno il layup di Arianna Zampieri. Bravissima Zampieri a correre, è stata servita puntualmente da Ramò, ottimo canestro in transizione. Più tre per la squadra di coach Soaves. Vienbacher contro Vespignani, si ributta dentro, poi mette il pallone fuori, lo ottiene ancora, palla di ritorno, Svienbacher da tre punti, tiro corto, la palla sfugge dalle mani di Silvia Caccoli che aveva preso bene posizione, rimbalzo, possibilità di ripartire per Alpo, ma grande anticipo di Franceschelli che legge le intenzioni delle avversarie e permette a Faenza di attaccare ancora con 43 secondi da giocare nel terzo quarto. Franceschelli sempre in palleggio, palla deviata, si tuffa a terra e la tiene in qualche modo viva Svienbacher, ancora per Franceschelli, tripla per Franceschelli, parità 4-40. Ottimo canestro di Franceschelli, una sfida nella sfida anche in post basso tra i due playmaker, pressione di Vespignani fuori dai tre punti e gioco di post basso di Svienbacher, veramente è dall'inizio che si contendono questa posizione. Zampieri uno contro uno, il tiro rimbalza sul secondo ferro ma c'è rimbalzo offensivo per Zanella che dà ad Alpo un extra possesso con soli 7 secondi da giocare nel terzo quarto. Vespignani penetrazione, subisce il contatto falloso di Svienbacher, avrà due liberi a sua disposizione, ottima idea di Vespignani, mancava poco alla fine, la cosa più importante in questi casi è cercare il fallo. Sì, ha fatto quello che doveva fare con grande esperienza, perché ormai ha esperienza, e comunque siamo sempre 40 pari, punteggi in piena perfetta parità, ottima partita, è veramente ancora l'inerzia di ambo le squadre. Eh sì, veramente una bellissima finale di A2 per alternanza di situazioni e per equilibrio. Vespignani realizza il punto numero 1 della sua partita, fin qui aveva sbagliato tutti i tiri dal campo, 0 su 3 da 2, 0 su 2 da 3, sbaglia il secondo libero, rimbalzo offensivo, però c'è ancora Alpo con il canestro più fallo di Marta Scarsi. Alpo potrebbe trarre addirittura 4 punti da questa situazione, quando sembrava che fosse finito il terzo quarto, break potenzialmente importantissimo per Alpo. Sì, diciamo che Scarsi possiamo definirla miss utilità perché è entrata da inizio, ha fatto sempre cose utili per la squadra. Marta Scarsi libero supplementare a disposizione per portare Alpo sul più 4. Abbiamo detto anche prima, raccoglie 6 liberi di media partita. La giocatrice classe 95, nativa di Brescia, ex Carugate, libero supplementare a sua disposizione con 6 decimi da giocare. Lo sbaglia, rimbalzo Ballardini, ma non c'è tempo, o meglio c'è, ma il tiro chiaramente è una preghiera. Si chiude qui il terzo quarto al palla tagliata, punteggio 43 per Alpo, 40 per Faenza. Piccola pausa per noi, poi ancora qui per gli ultimi 10 minuti della finale, playoff a 2. Se prima il fallo su Vespignani, non una gestione ideale in difesa negli ultimi secondi del terzo quarto. Sì, ma entrambi giusti time out, cioè Simona cerca un time out motivazionale, quello di spronare le sue ad avere più fiducia, di non fare errori, commettere errori banali, mentre invece Soave cerca appunto un'identità, la sua identità difensiva, che grazie a quella può, grazie al suo atletismo, mettere in difficoltà Faenza.
palleggio di Mancinelli, poi il pallone è dentro, deviazione, la palla arriva comunque nell'angolo, nelle mani di Maria Zanella che va a cercare vicino a canestro Zampieri, stoppato da Franceschelli, il rimbalzo è catturato da Morsiani che fa ripartire Simona Ballardini. Ci pensa ovviamente lei a gestire questi palloni che cominciano davvero a scottare visto che siamo alla parte finale di partita. Franceschelli, pick and roll con Silvia Caccoli, poi arma la mano di Morsiani che fallisce il tiro dalla distanza, rimbalzo per Alpo, il palleggio da parte di Mancinelli, presa in consegna da Schienbacher, ancora Mancinelli prova ad attaccare dal palleggio, poi va da Marta Scarsi, l'autrice di quel canestro più fallo nel finale del terzo quarto. Scarsi riceve, spalle a canestro, cerca di mettere palla a terra contro Silvia Caccoli che commette fallo su Marta Scarsi. Miss utilità ancora una volta, ha subito un fallo, forse adesso Faenza potrebbe approfittare della situazione di Alpo perché è uscita Vespignani e di fatto Alpo gioca senza un vero playmaker di ruolo, ecco. Eh sì, gioca Mancinelli di fatto da playmaker che però come dicevi tu non è un playmaker puro. Intanto Marta Scarsi ha già segnato 5 punti ed è l'unica ad aver segnato dalla panchina per Alpo, brutta caduta per Zampieri che si rialza un po' dolorante ma apparentemente senza nessun problema serio. Fortunatamente Franceschelli, la palla sul mezzo angolo per il tiro che va a bersaglio, canestro per Silvia Caccoli. Ottimo canestro questo che dal mezzo angolo un ottimo tiro. Meno uno Faenza, palleggio di Mancinelli, palla nelle mani di Zampieri, il consegnato per Maria Zanella, ancora Zampieri finta il tiro, va a cercare invece il post basso di Marta Scarsi che ancora ottiene un fallo subito, veramente Marta Scarsi il fattore in più per Alpo in questa fase di partita. Io sto dicendo da un po', quindi non puoi negare questo. Lo confermo. Fallo subito dalla giocatrice classe 1995 che sta facendo davvero sempre la cosa giusta in questa partita. Però dei tiri liberi a 59%. Quindi andiamo a vedere se riuscirà almeno a metterne uno. E finora 1 su 3 in questa partita, cronometro fermo per l'ex giocatrice di Carugate, di Albino, di Crema e di Cremona anche in Serie B, classe 95. Per lei prima stagione ad Alpo, Marta Scarsi primo libero a bersaglio per il più 2 Alpo Basket, secondo libero per l'ala centro classe 95, lo sbaglia, rimbalzo per Faenza con Lucia Morsiani che va da Simona Ballardini, ultimi 8 e 25 di questa partita, Ballardini per Morsiani che ribalta il lato per andare da Schienbacher, ricezione ancora per Ballardini, questa volta spalle a canestro, cerca di avvicinarsi al ferro per sfruttare il vantaggio di centimetri, viene raddoppiata, forza comunque il tiro ma lo sbaglia, rimbalzo per Zampieri. Sì, adesso Mancinelli deve riuscire a far giocare le compagne, metterle a posto e muovere più la palla su entrambi i lati. Il blocco per Zanella che vorrebbe chiudere il pick and roll, poi invece sceglie di andare dall'altra parte da Mancinelli, la palla nelle mani di Ramò, il blocco da parte di Scarsi, tiro di Ramò da 3 punti a bersaglio per il più 5. Ramò quando prende fiducia da 3 punti come abbiamo detto è sicuramente molto brava. Prima bomba per Ramò, la quarta di giornata per Alpo su 13 tentativi, layup da parte di Schienbacher fino al ferro, sono 7 punti per Ramò mentre Schienbacher riduce a meno 3 lo scarto di Faenza, dall'altra parte ancora Alpo attacca con Mancinelli sul perimetro, l'uscita da parte di Ramò, Mancinelli va però a servire Zampieri, vuole tagliare Ramò che riceve da Mancinelli uno contro uno con Franceschelli che le porta via il pallone e cerca di andare coast to coast, recupera stoppatore di Ramò su Franceschelli. Bravo Franceschelli a mettere pressione, andare, è chiaro che è andato a tirare il layup con la sua mano debole, cioè la destra, e quindi ha permesso a Ramò di recuperare e di fare un'ottima e di compiere un ottimo gesto atletico. E qui lo rivediamo benissimo con il recupero da parte di Ramò, la gran corsa all'indietro della numero 17 per fermare quello che poteva essere un layup aperto per Franceschelli, rimessa di Ballardini che va da Schienbacher, palla restituita all'ex giocatrice azzurra, sul perimetro c'è Morsiani che mette palla a terra, tiro forzato, c'era forse anche un contatto, chiede infatti il fallo Morsiani. Errore da parte di Morsiani, palleggio dall'altra parte per Mancinelli, accoppata a Schienbacher, cerca di batterla dal palleggio, cambia su di lei Morsiani, si va poi a cercare Marta Scarsi che attacca anche lei dal palleggio contro Caccoli, taglio da parte di Zanella, ma Ballardini recupera il pallone, ottima difesa da parte della numero 8 in maglia Faenza che sta davvero cercando di fare tutto il possibile in campo, esitazione e poi fischio arbitrale, il primo passo di Ballardini, letale per Maria Zanella. Beh, per molte perché è difficile veramente tenere.
nero subito abbinato a quelle esitazioni in palleggio che fa. Vediamo se adesso Simona deciderà di giocare sempre con le compagne o di prendersi più responsabilità per andare a concludere. Finora per lei 7 punti con 2 su 7 totale dal campo, 0 su 3 da 2, 2 su 4 nel tiro pesante per Simona Ballardini, la leader di questa Infinity Bio Faenza. Ricezione per Morsiani che perde palla, però recupero da parte di Alpo, attenzione però perché Franceschelli effettua questo contro recupero e poi serve Ballardini che segna e subisce anche il contatto falloso. Sì, è stata brava ovviamente a cercarlo anche il fallo, rallentando e facendo un tiro ancora più difficile da sotto canestro. Che partita però Franceschelli, 8 punti, sì. 5 assist e adesso anche 5 recuperi con questo, veramente una partita a tutto campo, non benissimo magari all'inizio, poi però è cresciuta, no, sì, e ha contribuito in tanti modi diversi. Direi concretezza è la parola chiave per lei oggi. Libero supplementare in arrivo per Simona Ballardini che può significare parità, ed è parità, quota 47, non si sblocca mai la situazione qui al Palatagliate, tantissimo equilibrio in questa bellissima finale playoff di A2 fra Alpo e Faenza. Prova a replicare Alpo con la penetrazione di Zampieri, sbaglia rimbalzo offensivo nelle sue mani, però sbaglia ancora Zampieri, secondo rimbalzo offensivo consecutivo, alla fine si prende il fallo, ma quanta grinta e quanta voglia di fare per Zampieri. Sì, sul primo ha proprio deciso di lanciare la palla su per riprendere, perché era fuori equilibrio, per riprendere rimbalzo, ne ha presi altri due, quindi veramente non ci sta a perdere minimamente. 21 punti in semifinale contro Costa Masnaga, 13 e mezzo di media in questa stagione per Zampieri, fallo non giudicato sul tiro, quindi semplicemente rimessa per la squadra di coach Soave, affidata a Vispignani, 6 e 13 alla fine del match, ricezione per Zampieri, il suo palleggio contro Morsiani, ancora Zampieri al gomito, vede il taglio da parte di Mancinelli che però non riceve in modo pulito il pallone, lo perde Alpo, lo recupera Ballardini che scambia con Schwienbacher, adesso è Franceschelli chiamata a gestire questo possesso offensivo, si mette nell'angolo Ballardini che riceve il pallone, ultimi 10 secondi per attaccare, Franceschelli finta il tiro, decide di attaccare dal palleggio, deviazione sulla palla diretta Morsiani, poi raccolta però da Ballardini che attacca ma commette fallo di sfondamento preso in modo egregio da Elisa Mancinelli. Sì, Mancinelli è molto bravo in questo perché ha piedi rapidissimi, quindi quando tu attacchi lei fa uno scivolamento, ha una capacità di anticipazione, anticipa il palleggiatore, riesce a fare un scivolamento prima e prende lo sfondamento, è veramente grande atletismo. Forse non fermissima Mancinelli, però il modo in cui Ballardini è andata dentro a cercare il contatto chiaramente, sì, ha fatto fischiare agli arbitri il fallo offensivo, aveva appena raccolto il pallone Ballardini, aveva preso la rincorsa per lanciarsi dentro, non è riuscita a gestire, sì, la situazione del corpo nel contatto con l'avversario. Sono d'accordo con te. Il palleggio da parte di Vispignani, ancora parità a quota 47, davvero un grandissimo equilibrio in questa finale playoff. Attacca adesso dal palleggio Mancinelli, la palla fuori nelle mani di Ramossi, torna da Vispignani, il pick and roll con Marta Scarsi, triangolazione per servire Scarsi vicino a canestro, ottima azione di squadra di Alpo, ancora Scarsi un fattore direi, sta giocando veramente bene fino adesso. Ottimo anche il modo in cui Alpo l'ha servita in questo caso, guadagnandosi questi due punti di vantaggio. Franceschelli riceve da Schwienbacher, cambia lato Morsiani, Ballardini dentro per Schwienbacher, ancora parità. E di nuovo la sfida tra i due playmaker, Schwienbacher da sotto e chiaramente Vispignani lì non riesce a contenerla, mentre invece cerca di rubargli la palla quando palleggia. Ancora parità, quota 49, siamo a metà quarto quarto e non si sblocca la situazione. Zampieri da sotto, fallisce il layup, si lotta a rimbalzo, conquistato da Scarsi che serve ancora Zampieri. Quante cose sta facendo Marta Scarsi in questa partita. Vespignani liberissima, fallisce la tripla aperta, rimbalzo per Franceschelli che subisce un colpo, gli arbitri giustamente fermano la partita. Sì. Uscire Franceschelli che ha subito un colpo al viso. Ha fatto due ottimi passaggi Ramò, prima in un triangolo per la palla dentro a Scarsi, adesso per Zabir. È stato veramente due passaggi veramente di pregevole fattura. Campo per Camilla Coraducci al posto di Federica Franceschelli. Vediamo quanto tempo dovrà restare in panchina dopo il colpo subito. Stava giocando molto bene, potrebbe essere un'assenza davvero importante in questo momento per Faenza. Morsiani in palleggio sul perimetro, va da Ballardini che attacca, il pallone è servito molto bene per il layup vincente. Faenza si porta sul più due con il canestro firmato da Silvia Caccoli. Sì, ottimo passaggio di Simone, concreta Caccoli che ha realizzato.
Ancora Vespignani per Zampieri che arma la mano di Mancinelli, il tiro entra e poi esce, rimbalzo per Faenza, parte Schwienbacher mentre Caccoli si lamenta perché voleva un fallo ai suoi danni, perde per un attimo il pallone Schwienbacher, poi lo ricontrolla sempre sotto la pressione fortissima di Vespignani. Ballardini aspetta il taglio di Schwienbacher che attacca Vespignani dal palleggio, poi mette la palla nelle mani di Morsiani, anche lei in penetrazione va a sbattere contro il muro difensivo di Alpo, pallone poi recuperato da Vespignani che vuole partire velocemente in transizione, lo scambio con Mancinelli, rimane accoppiata Schwienbacher, ancora una volta il blocco da parte di Zampieri per Vespignani, stoppata, rimbalzo in attacco però di Scarsi che prima della sirena fa in tempo a subire fallo. Sì, lei sa sempre posizionarsi nel punto giusto quando le compagne tirano, è sempre pronta a seguire il tiro e a prendere un buon rimbalzo, ha grande senso della posizione. 8 punti, 3 su 3 da 2 per Marta Scarsi, 7 rimbalzi, l'unico piccolo neo, i liberi, 2 su 5 finora, ne avrà altri 2 a disposizione adesso, chiaramente sono liberi che pesano perché in una partita in cui il punteggio è così stretto e non si segna neanche tantissimo, ogni punto vale oro. Sì, assolutamente sì, saranno molto importanti questi 2 tiri liberi. Finora Alpo ha messo in campo 8 giocatrici, hanno segnato in 6 le 5 titolari e l'unica dalla panchina che ha contribuito è Marta Scarsi, 16 minuti, 8 punti abbiamo detto con percentuali perfette nel tiro dal campo, dall'altra parte invece hanno segnato in 7, Coraduce e Caccoli hanno aggiunto qualcosa dalla panchina per Faenza che però ha puntato molto sulle titolari con Morsiani, Ballardini, Schwienbacher e Franceschelli soprattutto in grande spolvero. Sì, le ultime 2 che hai nominato, Schwienbacher e Franceschelli molto molto bene, Morsiani un po' calata nell'ultimo quarto, si è un po' incaponita a cercare di fare penetrazioni centrali, mano sinistra, cioè attaccando sul lato sinistro, cercando forse il fallo, però ecco, stanno tutte dando il massimo. Finale in volata, uno di quei finali a cui Alpo è sicuramente abituato, abbiamo già ricordato l'incredibile finale con Costa Masnaga, con Alpo avanti di 19 punti e poi di 14 a inizio quarto quarto, recuperata e sorpassata da Costa Masnaga prima dell'incredibile finale con le triple di Mancinelli e poi di Zampieri per la vittoria sulla sirena. Dopo il time out andiamo da Giovanni Gatta. Coach Soave vuole dalle sue ragazze più dinamicità, vuole giocare anche se possibile in transizione, giochiamo, corriamo, cerchiamo di pungerle soprattutto con i contrattacchi veloci, mentre dall'altra parte Simona Ballardini vuole dei giochi più ragionati, vanno bene le triangolazioni che hanno portato spesso in queste ultime azioni a tiri da sotto canestro e quindi ad alta percentuale. Sbaglia ancora in lunetta Marta Scarsi, 2 su 6 la sua percentuale odierna, abbiamo detto unico neo di una partita per il resto praticamente perfetta, tiratrice da 59% in stagione, secondo libero a segno, 60% lo scorso anno nella sua stagione giocata a Carugate, punteggio che vede adesso Faenza avanti di un punto mentre Simona Ballardini porta la palla oltre la metà campo, va da Morselli che serve Schwienbacher, Vespignani cerca il recupero e lo ottiene e poi prova ad andare fino in fondo. Vespignani fa tutto da sola e provoca il sorpasso Alpo. E qua vedi la sfida sempre dai playmaker, qua fuori dai 3 punti, lei è molto forte, riuscita a anticipare, a correre, andare a chiudere con un ottimo secondo tempo. Sorpasso Alpo, 52-51, ultimi 3 minuti di questa entusiasmante finale playoff, palleggio da parte di Ballardini, il taglio per Serena Soglia, pasticcia Faenza, anche se l'ultimo tocco è di Alpo e quindi ancora possesso Infinity Bio con 6 secondi però per chiudere l'azione. Sì, qua pasticcia Faenza ma anche brave a Luigi di Alpo a ruotare, adesso sono 6 secondi e guardiamo che cosa faranno in 6 secondi che rimessa a costruire la Faenza. È tornata in campo Arianna Zampieri per Alpo per questo finale di gara, Schwienbacher riceve contro Vespignani, torna da Ballardini con 3 secondi, Ballardini deve inventarsi qualcosa, 2 secondi, Ballardini non se ne accorge, scade il tempo e Simona Ballardini non se ne è resa conto. No, forse nessuno gliel'ha ricordato, non se ne è resa conto, però mancava anche poco. Adesso guardiamo l'attacco di Vespignani, cosa vorrà. Ancora fuori Franceschelli, peraltro per Faenza dopo il colpo subito in precedenza, più 1 Alpo e possesso per la squadra di coach Soave, il pallone nelle mani di Zampieri che lo perde, lo raccoglie in qualche modo Mancinelli che va da Vespignani, non un possesso particolarmente ben fatto questo da Alpo, Vespignani fallisce il tiro, Zampieri va a rimbalzo, tocca il pallone, non riesce a salvarlo, in campo Ballardini, ottima azione di Zampieri che è andata con l'aggressività giusta a rimbalzo. Veramente bravissima, vedi che lei segue sempre i tiri di tutte.
bene, erano quattro fuori, lei ci è andata lo stesso, è riuscita ed è stata premiata con questa rimessa. La rimessa dal fondo adesso affidata a Vispignani, che va sul perimetro a cercare Ramò, da Ramò per Dall'Olio, Dall'Olio torna da Vispignani, il tiro alla fine se lo prende Mancinelli, importante, lo segna, più 4 Alpo. Molto importante, ricorda quel canestro da 3 Costa. E quindi molto importante questo tiro per portare 4 punti. Adesso vedi che Alpo poi comincia anche a difendere forte, grazie anche a questo canestro. Allunga la difesa Alpo, ma dall'angolo arriva una tripla di enorme importanza. Il canestro di Faenza con Camilla Coraducci, pesa come un macigno. Faenza non molla mai, brava Camilla a realizzare. Più 1 Alpo, ultimi 107 secondi della finale dei playoff in Serie A2, penetrazione per Mancinelli che torna sul perimetro, vuole andare da Zampieri che riceve con 6 secondi, mette palla a terra contro Morsiani, ancora Mancinelli, fa saltare Ballardini, step back, tiro da 2 di Mancinelli che non va a segno, rimbalzo per Lucia Morsiani, possibilità per Faenza adesso di provare ancora il controsorpasso con il palleggio di Ballardini, ultimi 86 secondi della finale playoff, Ballardini vuole il post passo, vede il taglio di Schoenbacher che riceve contro Vespignani che la ferma fallo. 2 tiri liberi in arrivo per Licia Schwienbacher. Di nuovo Schwienbacher la sfidata in post basso e brava Simona a passare la palla. Terzo fallo per Vespignani, brava Ballardini ad avere pazienza, aspettare il taglio giusto, quello di Schwienbacher e non forzare l'azione in post basso quando non c'era la possibilità di servire un pallone pulito dentro. 2 liberi per Licia Schwienbacher, 70% a cronometro fermo in stagione, realizza il primo e anche il primo della sua partita. 9 su 12 in lunetta di squadra quest'oggi Faenza contro il 6 su 11 di Alpo e sono punti che pesano. 2 su 2 di Schwienbacher, Faenza rimette il naso avanti in questo entusiasmante finale. E rimette anche Franceschelli. Per la concretezza che vuole il coach Simona Ballardini in questo ultimo minuto e 20. Eh sì, piccola sosta in box dopo il colpo subito al viso per Franceschelli che torna in campo al posto di Soglia per l'ultimo minuto e 14 secondi di questa finale. La palla nelle mani di Ramò, attacca Alpo con Ramò che ancora riceve da Mancinelli, si va poi da Vespignani che vuole attaccare Schwienbacher, blocco per lei, penetrazione di Vespignani, avversario, contro sorpasso Alpo, canestro di coefficiente di difficoltà altissima perché ha tirati quasi in controtempo, sta veramente molto brava davanti a Mani che volevano stopparla, è stata veramente brava. Sale a quota 5 punti Vespignani mentre Ballardini vorrebbe un taglio backdoor, poi cambia idea, si affida al consegnato per Franceschelli con 7 secondi, Franceschelli va da Coraducci che attacca in penetrazione, Zampieri la ferma fallosamente, 2 tiri liberi in arrivo per Camilla Coraducci. Devo dire che Simone è veramente molto molto brava perché riesce a responsabilizzare anche le altre in questi momenti in cui magari uno può pensare prende la palla lei e se la porta a casa, invece è bravissima a servire quella più libera e a responsabilizzare in questo caso Coraducci che ha attaccato con fiducia e ha preso fallo. Fallo di Ramò e non di Zampieri, Coraducci tiratrice da 63% in stagione, segna il primo dei 2 liberi a sua disposizione, quest'oggi 2 su 3 con questo libero che significa parità a quota 57. Ne avrà un secondo a disposizione la giocatrice classe 1990 che ha giocato a Ferrara, Cremona, Viterbo e Bologna nel suo passato, lo sbaglia, si rimane in parità, ultimi 38 secondi, rimbalzo per Alpo con Dell'Olio che fa viaggiare Vispignani, marcata come sempre da Schwienbacher. Guardiamo se cercheranno Zampieri per questo tiro o se invece Mancinelli si butta dentro, rischio arbitrale, fallo in attacco fischiato ad Alpo e nello specifico alla numero 6 Veronica Dell'Olio che ha piazzato un blocco irregolare sulla penetrazione di Mancinelli con 27 secondi da giocare, sarà possesso Faenza sulla situazione di parità. Sì, forse dovevano aspettare un attimo ad attaccare il canestro le ragazze di Alpo, però è successo, quindi adesso c'è 27 secondi per giocarsi la partita per entrambe le squadre. Bellissimo finale, finale trilli, meglio di così non poteva succedere. Premesso che ci possono anche essere sperimentali, come tu mi ricorderai. Eh sì, assolutamente sì. E adesso coach entra in gioco anche ovviamente la strategia, perché 27 secondi significa che non potrà tenere palla fino alla fine della partita. Faenza avrà comunque un po' di tempo per replicare, a meno di rimbalzi offensivi ovviamente, la squadra di Alpo, che potrebbe anche decidere di mandare in lunetta gli avversari per avere l'ultimo possesso, anche se sono scelte che si fanno raramente. Sì, scelte che si fanno raramente. Io non commento questa scelta, però sono più propenso a capire se tirerà Simona o giocherà per un po' sbasso di Schwienbacher ancora. Assolutamente sì.
E noi andiamo dopo il time out, magari per saperlo da Giovanni. Sì, Simona Ballardini ha chiamato lo schema, vuole un dei blocchi con poi liberare il play per andare a giocare alla fine su di lei, su un pick and roll. Vuole un pick and roll sempre con attenzione sotto, cercare comunque di giocare al limite dei 24, non cercare un tiro affrettato assolutamente, far girare la palla, sfruttare i blocchi e cercare un tiro ad alta percentuale, non forzare. E si pensa vuole lasciare ovviamente meno tempo possibile per replicare ad Alpo. Entrambe le squadre sopra il bonus, quindi ogni fallo saranno tiri liberi, situazione ovviamente da tenere in considerazione. Discrepanza di 3 secondi fra i due cronometri. Schwienbacher va proprio da Ballardini, palla nelle mani di Coraducci che la ferma perché vuole usare il cronometro. Ovviamente Faenza, Franceschelli sul perimetro, ancora Ballardini, 6 secondi. Ballardini chiama il blocco da parte della compagna, si butta dentro Ballardini. Voleva deciderla così. Devo dire brave anche Alpo sul time out che hanno fatto marcare il playmaker da Mancinelli per avere il mismatch fisico. Simone ha visto questo e ha deciso che era ora di vincerla con la sua classe. Però c'è un time out a metà campo, guardiamo. Libero supplementare a bersaglio per Simona Ballardini, più 3 Faenza, 4 secondi, punto 6 da giocare. Rimetterà la palla da metà campo Alpo. E a questo punto per Faenza c'è la doppia opzione: lasciar tirare da 3 o magari commettere un fallo per mandare in lunetta qualcuno e al massimo subire 2 punti. Io non commento le tue tattiche, te lo ripeto, quindi. Ma tu cosa faresti? Ma io tutto quello che faccio regolarmente si verifica il contrario, quindi direi che non conta. Comunque ha fatto il massimo che poteva Faenza, ha trovato 3 punti con un secondo sui 24, gestendo tutto il cronometro a sua disposizione e lasciando il minor tempo possibile ad Alpo. Come dicevi tu, buona mossa tattica da parte di Alpo con Mancinelli sul playmaker, grande risposta di Ballardini. Sì, hanno cercato quello come prima opzione, Alpo l'aveva previsto e dopo Simona ha deciso di mettersi in proprio ed è difficilmente marcabile, soprattutto quando conta, lei c'è sempre stata, ci sarà sempre. 13 punti in questa partita per Simona Ballardini con 4 su 9 dal campo e 3 su 4 in lunetta e adesso ovviamente tutto nelle mani di Alpo. Andiamo da Giovanni. Sì, Cozzoave ha chiamato lo schema, vuole un blocco di Dell'Olio per Ramò e poi un tiro ovviamente da oltre l'arco. Ha indicato principalmente Zampieri come la tiratrice. Non scordiamoci quello che è successo a Costa Masnada. Eh sì, assolutamente sì, Alpo è la squadra dei finali di partita, rimessa a Vespignani, vuole andare da Zampieri, poi sceglie Ramò, fischio arbitrale, fallo commesso da Coraducci, la scelta tattica, la scelta di mandare in lunetta l'avversario. Esatto, scelta tattica era mandare. Sono scelte che nel basket maschile si fanno 9 volte su 10, nel femminile le percentuali sono più basse, a volte si sceglie di lasciare tirare l'avversario. Sei sicuro che si fanno 9 volte su 10 nel basket maschile? Io però io 7, non 8, sono 6. Così convinto. Adesso guardiamo se Dell'Olio e Zampieri a rimbalzo riusciranno a sfruttare eventualmente sul secondo tiro libero sbagliato volutamente. Deve mettere il primo ma non lo fa, Ramò fallisce il primo e adesso si fa durissimo per Alpo che deve sbagliare, scaricare fuori il pallone e tirare da 3. Sì. Serve un'impresa praticamente ad Alpo adesso, ma l'impresa ne ha già portate a termine questa squadra in semifinale contro Costa Masnaga. Secondo libero per Ramò, sbagliato apposta, rimbalzo di Schwienbacher che subisce fallo con 1.8 da giocare. Faenza a pochi centimetri dallo spareggio contro Vigarano. Sì, devo dire che a questo punto Faenza è in finale con Vigarano, quindi complimenti ad Alpo perché ha giocato un'ottima partita, complimenti a Faenza perché non hanno mai smesso di crederci anche quando Simona non era in campo, quindi è merito di tutte le ragazze che hanno avuto grande autostima, grande forza mentale, quindi devo dire che è stata una partita veramente bella ed emozionante. E alla fine l'ha decisa Simona Ballardini con la sua classe, aspettando la fine dei 24 secondi per segnare, libero a segno per Schwienbacher. Finisce così 61-57 e Faenza è in finale, andrà allo spareggio contro Vigano, esplode la gioia di Simona Ballardini e delle sue compagne, cade Alpo dopo una grandissima battaglia. Faenza, che ricordiamo è una società nata soltanto 3 anni fa, giovanissima, salita lo scorso anno dalla Serie B alla Serie A2, fa un ulteriore grande passo in avanti e arriva a giocarsi lo spareggio promozione da 1. Sì, incredibile, da settimo posto del girone sud, partite diciamo senza queste grandi ambizioni, sono arrivate lì. Il bello del basket è questo, che poi alla fine
contano gli stimoli, contano le motivazioni, conta i credici sempre, e loro sono state veramente brave a non mollare mai e a fare queste prestazioni. Ma complimenti anche a Alpo. Lo diceva Simone Ballardini nel pre-partita, il nostro obiettivo iniziale era salvarci, venivamo dalla Serie B, non pensavamo certo di arrivare fino a questo punto, e invece passo dopo passo, tante vittorie in trasferta, su parquet ostili, questo è in campo neutro, sempre con la classe di Ballardini a determinare il tutto e a chiudere il cerchio come ha fatto quest'oggi. È stata brava lei a responsabilizzare anche le altre, non solo a affidarsi a se stessa, questa è stata la sua forza secondo me. Doppio ruolo da coach e giocatrice sicuramente non facile, però in questo caso una grandissima performance da parte di Ballardini, non soltanto a livello numerico, 13 punti, 4 su 9 dal campo, anche 7 assist, come dicevi tu, ha messo tanto in ritmo anche le compagne Simona Ballardini, che siamo pronti per andare ad ascoltare con Giovanni Gatta insieme a tutte le compagne che erano travolta. Andiamo da Giovanni se si riesce con Ballardini. Sì. Simona Ballardini, il sogno continua. Ah, incredibile. Noi diamo il cuore, l'anima, abbiamo fatto tanti errori ma non molliamo mai. Questa è la forza della mia squadra, sono incredibili, brave loro. Inquadrate loro che se lo meritano tutti. Una Ballardini leader in campo e in panchina, ma un merito va a tutta la squadra perché è veramente una squadra che ci crede fino all'ultimo, non molla mai, ha dimostrato di meritarsi questa chance di giocarsi poi la Serie 1 contro Vigarano domenica prossima, in casa tra l'altro. È una squadra con la scritta in maiuscolo. È merito di tutti noi, io sì alleno, ma senza la Cristina Bassi e Riccardo Bedeschi in panchina farei fatica a gestire tutto. Siamo incredibili, ringraziamo i nostri sponsor, che senza di loro questo sogno non l'avremmo potuto vivere, soprattutto Infinity Bio. E niente, sono felice raga, sono felice, sono vecchia e riprovare queste emozioni è tanto. Grazie e in bocca al lupo. A voi crepi. E sì, veramente un'impresa quella di Faenza, che si qualifica per lo spareggio. La prossima settimana, il prossimo weekend, sempre in diretta su Sport Italia, affronterà Vigarano. Andiamo ancora da Giovanni Gatta con coach Soave di Alpo. Coach, una partita equilibratissima, alla fine ha vinto Faenza, però un applauso anche ad Alpo che ha dimostrato di essere comunque una grande squadra. Sì, grazie. È stata una partita equilibrata, tirata dall'inizio alla fine, parziale noi, parziale loro. Alla fine gli episodi l'hanno girata in favore di Faenza, che se l'è meritata, e quindi bravi loro. Forse anche un pizzico di voglia in più che si è vista a Costa Masnaga, oppure non puoi rimproverare niente a queste ragazze? No, io non riproverò niente. Hanno fatto un anno super, hanno fatto un anno dove non hanno mai fatto mancare un briciolo di voglia e intensità in ogni allenamento. Per noi era, non dico un obiettivo, però un pensiero ce l'avevamo fatto arrivare fino qua a inizio stagione. Ci siamo arrivati, oggi è stata persa, per crescere bisogna passare anche da queste sconfitte, e quindi ci proveremo l'anno prossimo. Grazie. Grazie. Eh sì, Alpo è una partita con obiettivi diversi, sicuramente un po' più alti rispetto a Faenza, che però è la squadra che giocherà lo spareggio contro Vigarano. Ci fermiamo per qualche istante qui dal Palatagliate, però non chiudiamo qui il nostro collegamento, torneremo dopo la faccia pubblicitaria ancora per altri commenti con le giocatrici, con le protagoniste di questa grande finale dei due, con la vittoria di Faenza che batte Alpo 61-57, si guadagna l'accesso allo spareggio per la promozione in Serie 1 fra poco. Sì, quanto abbiamo ancora dopo la fascia? Quanto abbiamo dopo la fascia prima di chiudere? 9 minuti, va bene. Sì, Giovanni, avremo 9 minuti dopo la fascia che possiamo star dentro. Vedi tu un paio di giocatrici, 2, 3, quello che riesci. Sì. E vabbè. Come no? Sono 44, sono. Sì, vabbè, girali. Ma no, facciamo il servizio e basta, dai tanto.
Quanto manca adesso in fascia? 1 minuto e 20. Al massimo facciamo il servizio e basta, dai, lascia stare gli highlights.